Geremia capitolo quarantaquattresimo. La parola che fu rivolta a Geremia in questi termini riguardo a tutti i giudei che dimoravano nel paese d'Egitto e che dimoravano a Megdol, a Tapanes, a Nof nel paese di Patros. Così parla l'eterno degli eserciti, l'Idio d'Israele. Voi, Avete veduto tutto il male che io ho fatto venire sopra Gerusalemme e sopra tutte le città di Giuda? Ed ecco oggi sono una desolazione e non vecchi abiti in esse a motivo della malvagità che hanno commessa per provocarmi a ira, andando a far profumi e a servire altri dei i quali né essi né voi né i vostri padri avete mai conosciuti. E io vi ho mandati. Tutti i miei servitori, i profeti, ve li ho mandati del continuo fin dal mattino a dirvi De non fate questa cosa abominevole che io odio. Ma essi non hanno ubbidito, non han prestato orecchio, non si sono stornati dalle loro malvagità, non han cessato di offrire profumi ad altri dei, perciò il mio furore. La mia ira si son riversati e han divampato nelle città di Giuda, nelle vie di Gerusalemme, che son ridotte deserte e desolate, come oggi si vede. Ed ora così parla l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, l'Iddio d'Israele. Perché commettete questo grave male contro voi stessi, tanto da farvi sterminare dal mezzo di Giuda, uomini e donne, bambine e lattanti, sì che non rimanga di voi alcun residuo? Perché provocarmi ed ira con opere delle vostre mani facendo profumi ed altri dei nel paese d'Egitto dove siete venuti a dimorare? Così vi farete sterminare e sarete abbandonati alla maledizione e all'opprobrio fra tutte le nazioni della terra. Avete voi dimenticato le malvagità dei vostri padri, le malvagità dei re di Giuda, le malvagità delle loro mogli, le malvagità vostre e le malvagità commesse dalle vostre mogli nel paese di Giuda e per le vie di Gerusalemme? Fino ad oggi non vi stata contrizione da parte loro. Non hanno avuto timore, non hanno camminato secondo la mia legge e secondo i miei statuti, che io avevo messi dinanzi a voi e dinanzi ai vostri padri. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti di Dio d'Israele, ecco io volgo la mia faccia contro di voi per il vostro male e per distruggere tutto Giuda. E prenderò i superstiti di Giuda che si sono ostinati a venire nel paese d'Egitto per dimorarvi, e saranno tutti consumati, cadranno nel paese d'Egitto, saranno consumati dalla spada e dalla fame, dal più piccolo al più grande, periranno per la spada e per la fame, e saranno abbandonati all'esacrazione, alla desolazione, e alla maledizione e allo proprio e punirò tutti quelli che dimorano nel paese d'Egitto come ho punito Gerusalemme con la spada e con la fame e con la peste e nessuno si salverà o scamperà dei superstiti di Giuda che son venuti a stare nel paese d'Egitto con la speranza di tornare poi nel paese di Giuda ove desiderano rientrare per dimorarvi essi ad eccezione di alcuni foggiaschi non vi torneranno allora tutti gli uomini, i quali sapevano che le loro mogli offrivano profumi ed altri dei, tutte le donne che si trovavano quivi riunite in gran numero e tutto il popolo che dimorava nel paese d'Egitto a Patros, risposero a Geremia dicendo, Quanto alla parola che ci hai detta nel nome dell'Eterno, noi non ti obbediremo, ma vogliamo mettere interamente ad effetto tutto quello che la nostra bocca ha espresso offrire profumi alla regina del cielo, farle delle libazioni come già abbiamo fatto noi, i nostri padri, i nostri re, i nostri capi nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme. E avevamo allora abbondanza di pane e stavamo bene e non sentivamo alcun male, ma da che abbiamo cessato d'offrire profumi alla regina del cielo e di farle delle libazioni abbiamo avuto mancanza d'ogni cosa e siamo stati consumati dalla spada e dalla fame. E quando offriamo profumi alla regina del cielo e le facciamo delle libazioni, egli è senza il consenso dei nostri mariti che le facciamo le focacce a sua immagine e le offriamo delle libazioni? E Geremia parlò a tutto il popolo, agli uomini, alle donne, a tutto il popolo che gli aveva risposto a quel modo e disse: Non son forse i profumi che avete offerti nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, voi, i vostri padri, i vostri re, i vostri capi e il popolo del paese, quelli che l'Eterno ha ricordato e che gli sono tornati in mente? L'Eterno non ha più potuto sopportare a motivo della malvagità delle vostre azioni e a motivo delle abominazioni che avete commesse. Perciò il vostro paese è stato abbandonato alla devastazione, alla desolazione, alla maledizione, senza che vi sia più chi l'abiti, come si vede al dì d'oggi. Perché voi avete offerto quei profumi, avete peccato contro l'Eterno e non avete ubbidito alla voce dell'Eterno? E non avete camminato secondo la sua legge, i suoi statuti e le sue testimonianze. Perciò vi è venuto questo male che oggi si vede. Poi Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: ascoltate la parola dell'Eterno, voi tutti di Giuda che siete nel Paese d'Egitto. Così parla l'Eterno degli eserciti di Dio di Israele. Voi e le vostre mogli lo dite con la vostra bocca e lo mettete ad effetto con le vostre mani. Voi dite vogliamo adempire i voti che abbiamo fatti, offrendo profumi alla regina del cielo e facendole delle libazioni. Sì, voi adempite i vostri voti, sì, voi mandate ad effetto i vostri voti, perciò ascoltate la parola dell'Eterno voi tutti di Giuda che dimorate nel paese d'Egitto. Ecco, io lo giuro per il mio gran nome, dice l'Eterno, in tutto il paese d'Egitto il mio nome non sarà più invocato dalla bocca d'alcun uomo di Giuda che dica il Signore l'Eterno vive. Ecco, io vigilo su loro per il loro male e non per il loro bene, e tutti gli uomini di Giuda che sono nel paese d'Egitto saranno consumati dalla spada e dalla fame finché non siano interamente scomparsi. E quelli che saranno scampati dalla spada ritorneranno dal paese d'Egitto nel paese di Giuda in ben piccolo numero, e tutto il rumanente di Giuda, quelli che sono venuti dal paese d'Egitto per dimorarvi, riconosceranno qual è la parola che sussiste la mia o la loro. E questo vi sarà per segno, dice l'Eterno che io vi punirò in questo luogo affinché riconosciate che le mie parole contro di voi saranno del tutto messe ad effetto per il vostro male, così parla l'Eterno. Ecco, io darò Faraone Ofra, re d'Egitto, in mano dei suoi nemici, in mano di quelli che cercano la sua vita, come ho dato Sedechia, re di Giuda, in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, suo nemico che cercava la vita di lui. Geremia capitolo 45 La parola che il profeta Geremia rivolse a Baruch, figliuolo di Neria, quando questi scrisse queste parole in un libro a dettatura di Geremia, l'anno quarto di Gioiachim, figliuolo di Giosia, re di Giuda, Egli disse, Così parla l'Eterno, il Dio di Israele, riguardo a te, Baruch. Tu dici guai a me, poiché l'Eterno aggiunge tristezza al mio dolore. Io m'affanno a gemere e non trovo requie. Digli così, così parla l'Eterno. Ecco ciò che ho edificato, io lo distruggerò. Ciò che ho piantato, io lo sradicherò. E questo farò in tutto il paese. E tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare, poiché ecco io farò venire del male sopra ogni carne, dice l'Eterno, ma a te darò la vita come bottino in tutti i luoghi dove andrai. Geremia capitolo quarantaseiesimo Riguardo all'Egitto, circa l'esercito di Faraone Neco, re d'Egitto, che era presso al fiume Eufrate a Carmesh e che Nabucodonestà, re di Babilonia, sconfisse il quarto anno di Gioiachin, figliolo di Giosia, re di Giuda. Preparate lo scudo e la targa e avvicinatevi per la battaglia. Attaccate i cavalli e voi cavalieri montate e presentatevi con gli elmi in capo. Forbite le lance e indossate le corrazze. Perché io veggo, io vi veggo sbigottiti, io vi veggo volti in rotta. I loro prodi sono sconfitti si danno alla fuga senza volgersi indietro, d'ogni intorno è terrore, dice l'eterno. Il veloce non fugga, il prode non scampi, al settentrione presso il fiume Eufrate vacillano e cadano. Chi è colui che sale come il Nilo e le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi? È l'Egitto che sale con me, il Nilo le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi e gli dice io salirò, ricoprirò la terra, distruggerò le città e i loro abitanti. All'assalto, cavalli, al galoppo, carri, si facciano avanti i prodi, quei d'Etiopia e di Put che portino lo scudo e quei di Lud che maneggiano e tendano l'arco. Questo giorno per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta in cui si vendica dei Suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, si nebrierà del loro sangue, poiché il Signore, l'Eterno degli eserciti, immola le vittime del paese del Settentrione presso il fiume Eufrate». Sali a Galaad, prendi del balsamo, vergine figliuola d'Egitto. In vano molteplichi rimedi, non v'è medicatura che valga per te. Le nazioni odono la tua ignominia, e la terra è piena del tuo grido, poiché il prode vacilla appoggiandosi al prode, ambedue cadono assieme». Parola che l'Eterno rivolse al profeta Geremia sulla venuta di Denabucadrenestar re di Babilonia per colpire il paese d'Egitto. Annunziatelo in Egitto, banditelo a Migdol, banditelo a Nof, a Tempanes, e dite, levati, preparati, poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda, poiché i tuoi prodi son essi atterrati, non possono resistere perché l'Eterno li abbatte. Egli ne fa vacillar molti, e si cadono l'un sopra l'altro e dicono: Andiamo, torniamo al nostro popolo e al nostro paese natio, sottraiamoci alla spada micidiale. Là essi gridano: Faraone, re d'Egitto, non è che un vano rumore, ha lasciato passare il tempo fissato. Come vero che io vivo, dice il re, che a nome l'eterno degli eserciti il nemico verrà come un tabor fra le montagne, come un carmel che s'avanza sul mare. Oh figliuola che abiti l'Egitto, fai il tuo bagaglio per la cattività, poiché Nof diventerà una desolazione, sarà devastata, nessuno vi abiterà più. L'Egitto è una giovenca bellissima, ma viene un tafano, viene dal settentrione. Anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come vitelli da ingrasso. Anch'essi valgono poco, volgono il dorso, fuggono tutti assieme e non resistono, poiché piomba su di loro il giorno della loro calamità, il tempo della loro visitazione. La sua voce giunge come quella d'un serpente, poiché s'avanzano come un esercito, marcian contro a lui con scuri come tanti tagliaboschi, Essi abbattano la sua foresta, dice l'Eterno, benché sia impenetrabile, perché quelli son più numerosi delle locuste, non si possono contare. La figliuola dell'Egitto è coperta ad onta e data in mano del popolo del settentrione. L'Eterno degli eserciti, l'Idio di Israele, dice, ecco io punirò Amon di no. Faraone d'Egitto e i suoi dèi, i suoi re, Faraone e quelli che confidano in lui, li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor e di Babilonia, e in mano dei suoi servitori, ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice l'Eterno. Tu dunque non temere, o oh Giacobbe, mio servitore, non ti sgomentare, o oh Israele, poiché ecco io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua progenie dalla terra della sua cattività. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Tu non temere, o oh Giacobbe, mio servitore, dice l'Eterno, poiché io son teco, io annienterò tutte le nazioni fra le quali t'ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura, e non ti lascerò del tutto impunito. Geremia capitolo 47 la parola dell'Eterno che fu rivolta al profeta Geremia riguardo ai Filistei prima che Faraone colpisse Gaza. Così parla l'Eterno. Ecco, delle acque salgono dal settentrione, formano un torrente che straripa. Esse inondano il paese e tutto ciò che contiene. Le città e i loro abitanti, gli uomini mandano grida, tutti gli abitanti del paese urlano. Per lo strepito delle unghie dei suoi potenti destrieri, per il rumore dei suoi carri e il fracasso delle ruote, i padri non si voltano verso i figlioli, tanto le mani sono divenute fiacche, perché giunge il giorno in cui tutti i filistei saranno devastati, in cui saranno soppressi i restanti ausiliari di Tito e di Sidone, poiché l'Eterno devasterà i filistei ciò che resta dell'isola di Caftor, Gaza è divenuta calva, Ascalon è ridotta al silenzio, i resti degli Anachim fino a quando vi farete delle incisioni. O oh, spada dell'Eterno, quando sarà che ti riposerai? Rientra nel tuo fodero, fermati e rimani tranquilla. Come ti potresti tu riposare? L'Eterno le dà i suoi ordini, le addita Ascalon e il nido del mare. Geremia capitolo quarantottesimo Così parla l'Eterno degli eserciti, l'Idio di Israele, guai a Nebo, poiché è devastata, Kiriataim è coperta d'onta e presa, Misgab è coperta d'onta e sbigottita, il vanto di Moab non è più, Eshbon macchina del male contro di lui, venite, distruggiamolo e non sia più nazione. Tu pure, o oh Badmen, Men, sarai ridotta al silenzio, la spada ti insanguinerà, delle grida vengono da Eronaim, devastazione e gran rovina. Moab è infranto, i suoi piccini fanno udire i loro gridi, poiché su per la salita di Luihit si piange, si sale piangendo, perché giù per la discesa di Oronaim so del grido angoscioso della rotta. Fuggite, salvate le vostre persone, siano esse come una temerice nel deserto. Poiché siccome ti sei confidato nelle tue opere, nei tuoi tesori, anche tu sarai preso, e che Mosh andrà in cattività coi suoi sacerdoti e coi suoi capi. Il devastatore verrà contro tutte le città e nessuna città scamperà, la valle perirà e la pianura sarà distrutta come l'Eterno ha detto. Date delle ali a Moab che bisogna che voli via, le sue città diventeranno una desolazione senza che più vabiti alcuno. Maledetto colui che fa l'opera dell'Eterno fiaccamente, maledetto colui che trattiene la spada dallo spargere il sangue. Moab era tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposava sulle sue fece, non è stato travasato da vaso a vaso, non è andato in cattività. Per questo ha conservato il suo sapore e il suo profumo non si è alterato. Perciò ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io gli manderò dei travasatori che lo travaseranno, vuoteranno i suoi vasi, frantumeranno le sue anfore e Moab avrà vergogna di Chemosh come la casa di Israele ha avuto vergogna di Bethel in cui aveva riposto la sua fiducia. Come potete dire? Noi siamo uomini prodi, uomini valorosi per la battaglia? Moab è devastato, le sue città salgano in fumo, il fiore dei suoi giovani scende al macello, dice il Re, che ha nome l'eterno degli eserciti. La calamità di Moab sta per giungere, la sua sciagura viene a gran passi, compiangetelo voi tutti che lo circondate, e voi tutti che conoscete il suo nome dite Com'è sprezzato quel forte scettro, quel magnifico bastone? O oh figliuola che abiti in Dibon, scendi dalla tua gloria, siedi sul suolo riarso, poiché il devastatore di Moab sale contro di te, distrugge le tue fortezze. O oh tu che abiti in Aurer, fermati per la strada e guarda, interroga il fuggiasco e colei che scampa, e di, che è successo? Moab è coperto d'onta perché è infranto. Mandate urli, gridate, annunziate sull'Arnon che Moab è devastato. Un castigo è venuto sul paese della pianura sopra Olom, sopra Jahaz, su Maaf, su Dibon, su Nebo, su Bed-Diblatahim, su Kiryatahim, e su Beth gamul su Beth-Meom, su Keriot su Bostra, su tutte le città del paese di Moab lontane e vicine. Il corno di Moab è tagliato, il suo braccio è spezzato, dice l'Eterno. Inebriatelo, poiché egli si è innalzato contro l'Eterno, e si rotoli Moab nel suo vomito e diventi anch'egli un oggetto di scherno. Israele non è egli stato per te un oggetto di scherno. Era egli forse stato trovato fra i ladri che ogni volta che parli di lui ti scuote il capo? Abbandonate le città e andate a stare nelle rocce, o abitanti di Moab siate come le colombe che fanno il loro nido sull'orlo dei precipizi. Noi abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'orgogliissimo popolo, la sua arroganza, la sua superbia, la sua fierezza, l'alterigia del suo cuore, io conosco la tua tracotanza, dice l'Eterno, che è mal fondata e le sue vanterie che hanno approdato a nulla stabilire. Perciò io alzo un lamento su Moab e do ingridi per tutto Moab, perciò si geme per quelle di chi eres. O vegna di Sibna, io piango per te più ancora che Gisarel, i tuoi rami andavano contro il mare e arrivavano al mare di Gisarel, e devastavano il piomba eh, il devastatore piombato su tutti i frutti d'estate e sulla tua vendemmia. La gioia e l'allegrezza sono scomparse dalla fertile campagna e dal paese di Moab. Io ho fatto venir meno il vino negli strettoi, non si pigia più l'uva con grida di gioia. Il grido che sode non è più grido di gioia. Gli alti lamenti di Eshbon giungono fino a Leallel si fanno dire fino a Jahaz, da Zoar fino a Ronaim, fino a Elash Shelisha, perfino le acque di Nimbrim sono prosciugate. E io farò venire meno in Moab, dice l'Eterno, chi salga sull'alto luogo e chi offra profumi ai suoi dei. Perciò il mio cuore geme per Moab come gemono i flauti, il mio cuore geme come gemono i flauti per quelle di Kir Eres, perché tutto quello che avevano ammassato è perduto. Poiché tutte le teste sono rasate, tutte le barbe sono tagliate, su tutte le mani ci sono delle incisioni e sui fianchi dei sacchi, su tutti i tetti di Moab e sulle sue piazze, dappertutto è lamento, poiché io ho frantumato Moab come un vaso da cui non si fa stima di sorta, dice l'Eterno. Come è stato infranto, urlate, come Moab ha avvolto vergognosamente le spalle, come Moab è diventato lo scherno e lo spavento di tutti quelli che gli stavano d'intorno. Poiché così parla l'Eterno. Ecco, il nemico fende l'aria come l'Aquila spiega le sue ali verso Moab. Che riot è presa? Le fortezze sono occupate e il cuore dei prodi di Moab in quel giorno è come il cuore d'una donna in doglie di parto. Moab sarà distrutto, non sarà più popolo, poiché sei innalzato contro l'Eterno, spavento, fossa, laccioti, sopprestanno abitante di Moab, dice l'Eterno. Chi fugge dinanzi allo spavento cade nella fossa, chi risale dalla fossa riman preso al laccio, poiché io fo' venire su lui, su Moab, l'anno in cui dovrò rendere conto, dice l'Eterno. All'ombra di Eshborn i fuggiaschi si fermano spossati, ma un fuoco esce da Eshborn, una fiamma di mezzo a Sihon che divora i fianchi di Moab, il sommo dei capi dei figli del tumulto, guai a te o oh Moab, il popolo di Chemosh è perduto, poiché i tuoi figlioli son portati via in cattività, e in cattività son menate le tue figliole. Ma io farò tornare Moab dalla cattività negli ultimi giorni, dice l'Eterno. Fin qui il giudizio su Moab. Geremia Capitolo Quarantanovesimo Così parla l'Eterno, Israele non ha egli figliuoli, non ha egli erede, perché dunque Malcolm prendegli possesso di Gad, e il suo popolo abita nelle città d'esso? Perciò ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò udire il grido di guerra contro Rabba dei figlioli di Amon. Essa diventerà un mucchio di ruine, le sue città saranno consumate dal fuoco. Allora Israele spodesterà quelli che l'avevano spodestato, dice l'Eterno. Urla, O Eshbon, poiché Ai è devastata. Gridate, o città di rabba, cingetevi di sacchi, date in lamenti, correte qua e là, lungo le chiusure, poiché Malcolm va in cattività insieme coi suoi sacerdoti e i suoi capi. Perché ti glori tu delle tue valli, della tua fertile valle, o figliuola infedele, che confidavi nei tuoi tesori e dicevi, chi verrà contro di me? Ecco, io ti fo venire addosso tutti i tuoi, D'intorni il terrore del Signore, l'Eterno degli eserciti, egli viene e voi sarete scacciati in tutte le direzioni e non vi sarà chi raduni fuggiaschi, ma dopo questo io trarrò dalla cattività i figliuoli di Amon, dice l'Eterno. Riguardo ad Edom, così parla l'Eterno degli eserciti. Non v'è egli più saviezza in tema? gli intelligenti non sanno essi più consigliare, la loro saviezza è essa svanita? Fuggite, voltate le spalle, nascondetevi profondamente, o abitanti di Dedam, poiché io fo venire la calamità sopra Isau, il tempo della sua punizione. Se i de vendemmiatori venissero a te non lascerebbero essi dei Rascimoli? Se dei ladri venissero a te di notte, non guasterebbero più di quanto a loro bastasse, ma io nuderò Esau, scoprirò i suoi nascondigli e Dei non si potrà nascondere. La sua prole, i suoi fratelli, i suoi vicini saranno distrutti e Dei non sarà più. Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere e le tue vedove confidino in me. Poiché così parla l'Eterno, ecco quelli che non erano destinati a bere la coppa la dovranno bere, e tu andresti del tutto impunito, non andrai impunito, tu la verrai certamente, poiché io giuro per me stesso, dice l'Eterno vostra vi verrà una desolazione, un obbrobrio, un deserto, una maledizione, e tutte le sue città saranno delle solitudini eterne. Io ho ricevuto un messaggio dall'Eterno, e un messaggio è stato inviato fra le nazioni. Adunatevi, venite contro di lei, levatevi per la battaglia, poiché ecco io ti rendo piccolo fra le nazioni e sprezzato fra gli uomini. Lo spavento che ispiravi, l'orgoglio del tuo cuore t'ha sedotto, e tu che abiti nelle fessure delle rocce, che occupi il sommo delle colline, ma quand'anche tu facessi il tuo nido tant'alto quanto quello dell'aquile, io ti farò precipitare di lassù, dice l'Eterno, ed Edom diventerà una desolazione. Chiunque passerà presso di lui rimarrà stupito e si darà a fischiare a motivo di tutte le sue piaghe, come avvenne al sovvertimento di Sodoma e di Gamorra e di tutte le città a loro vicine, dice l'Eterno, nessuno più abiterà quivi e non vi dimorerà più alcun figliolo d'uomo. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte dimora. Io ne farò fuggire a un tratto Edon e stabilirò su di essa colui che io ho scelto. Perché? Chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio, qual è il pastore che possa starmi a fronte? Perciò ascoltate il disegno che l'Eterno ha concepito contro Edom e i pensieri che medita contro gli abitanti di Temam. Certo saranno trascinati via come i più piccoli dei gregge, certo la loro dimora sarà devastata. Al rumore della loro caduta trema la terra so del loro grido fino al Mar Rosso. Ecco il nemico sale, fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Bostra, E il cuore dei prodi di Edom in quel giorno è come il cuore d'una donna in doglie di parto. In riguardo a Damasco Hamad e Arpad sono confuse poiché hanno udito una cattiva notizia. Vengono meno. È un'agitazione come quella del mare che non può calmarsi. Damasco divien fiacca, si volta per fuggire. Un tremito l'ha colta, angoscia e dolori si sono impadroniti di lei come di donna che partorisce. Come mai non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia gioia? Così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, ed io appicherò il fuoco alle mura di Damasco, ed esso divorerà i palazzi di Ben Hadad. Riguardo a Kedar e ai regni di Azor, che Nabucodonosor e di Babilonia sconfisse, Così parla l'Eterno. Levatevi, salite contro Kedar, distruggete i figliuoli dell'Oriente. Le loro tende, i loro greggi saranno presi, saranno portati via, i loro padiglioni, tutti i loro bagagli, i loro cammelli. Si griderà loro, spavento da tutte le parti. Fuggite, dileguatevi ben lungi, nascondetevi profondamente, o abitanti di Azor, dice l'Eterno, Poiché Nabucadene Star, re di Babilonia, ha formato un disegno contro di voi, ha concepito un piano contro di voi. Levatevi, salite contro una nazione che gode pace ed abita in sicurtà, dice l'Eterno, che non ha né porte né sbarre e dimora solitaria. Siano i loro cammelli dati in preda, e la moltitudine del loro bestiame diventi bottino». Io disperderò a tutti i venti quelli che si tagliano i canti della barba e farò venire la loro calamità da tutte le parti, dice l'Eterno. Azor diventerà un ricetto di sciacalli e una desolazione in perpetuo. Nessuno più abiterà quivi, non vi dimorerà più alcun figliolo d'uomo. La parola dell'Eterno che fu rivolta in questi termini al profeta Geremia riguardo ad Elam al principio del regno di Sedachia re di Giuda. Così parla l'Eterno degli eserciti. Ecco, io sprezzo l'arco di Elam, la sua principal forza. Io farò venire contro Elam i quattro venti delle quattro estremità del cielo. Li disperderò a tutti quei venti e non ci sarà nazione dove non arrivino dei fuggiaschi di Elam. Renderò gli Elamiti spaventati dinanzi ai loro nemici e dinanzi a quelli che cercano la loro vita. Farò piombare su loro la calamità, la mia ira ardente, dice l'Eterno. Manderò la spada di inseguirli finché io non li abbia consumati. E metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi, dice l'Eterno. Ma negli ultimi giorni avverrà che io trarrò Elam dalla cattività, dice l'Eterno. Geremia, capitolo cinquantesimo. Parola che l'Eterno pronunziò riguardo a Babilonia, riguardo al paese dei Caldei per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, istate una bandiera, proclamatelo, non lo celate, dite Babilonia è presa, Bel è coperto d'onda, Merodac ed è infranto, le sue immagini son coperte d'onda, i suoi idoli infranti, poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto, e non vi sarà più alcuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno e se ne andranno. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, i figliuoli di Israele e i figliuoli di Giuda torneranno assieme, cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno e loro Dio, domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno «Venite, unitevi all'Eterno con un patto eterno, che non si dimentichi più». Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infideltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo, tutti quelli che le trovavano le divoravano, e i loro nemici dicevano, noi non siamo colpevoli, poiché si han peccato contro l'eterno, dimora della giustizia, contro l'eterno, speranza dei loro padri. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei Caldei e siate come dei capri davanti al gregge, poiché ecco, io suscito e fo salire contro Babilonia una dunata di grande nazioni dal paese del settentrione, ed esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà presa. Le loro frecce son come quelle di un valente arciere, nessuno d'esse ritorna vuoto. E la caldea sarà depredata, tutti quelli che la prenderanno saranno saziati, dice l'Eterno. Si gioite, si rallegratevi o oh voi che avete saccheggiato la mia eredità, si saltate come una giovenca che trebbia il grano, nitrite come forti destrieri, la madre vostra è tutta coperta d'onta, Ecco lei che va partoriti e arrossisce. Ecco, essa è l'ultima delle nazioni, un deserto, un'arida terra, una solitudine. Un motivo dell'ira dell'Eterno non sarà più abitata, sarà una completa solitudine. Chiunque passerà presso a Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe. Schieratevi contro Babilone d'ogni intorno, o voi tutti che tirate l'arco, tirate contro di lei, non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro l'Eterno. Levatevi contro di lei e il grido di guerra d'ogni intorno, ella si arrende, le sue colonne cadono, le sue mure crollano, poiché questa è la vendetta dell'Eterno. Vendicatevi di lei, fate a lei come essa ha fatto, sterminate. Da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce nel tempo della messe, per scampare alla spada micidiale, ritorni ciascuno al suo popolo, fugga ciascuno verso il proprio paese. Israele è una pecora smarrita, a cui dei leoni hanno dato la caccia, il re d'Assiria per primo l'ha divorata, e quest'ultimo da Bucadene Star, re di Babilonia, ne ha frantumate le ossa. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti, li Dio di Ecco, io punirò il re di Babilonia e il suo paese come ho punito il re d'Assiria e ricondurrò Israele ai suoi pascoli. Egli pasturerà a Carmel in Basan e l'anima sua si sazierà sui colli d'Ephraim in Galahad. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, si cercherà l'iniquità di Israele, ma essa non sarà più, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno, poiché io perdonerò a quelli che avrò lasciati del resto. Sali contro il paese di Mertahim e contro gli abitanti di Pecod, inseguili con la spada votali allo sterminio dice l'Eterno e fa esattamente come io t'ho comandato sode nel paese un grido di guerra è grande è il disastro come mai s'è rotto s'è spezzato il martello di tutta la terra come mai Babilonia è divenuta una desolazione fra le nazioni io t'ho teso un laccio e tu, Babilonia, vi sei stata presa senza che te ne accorgessi, e sei stata trovata ed arrestata perché ti sei messa in guerra contro l'Eterno. L'Eterno ha aperto la sua armeria e ha tratto fuori le armi della sua indignazione, poiché questa è un'opera che il Signore l'Eterno degli eserciti ha da compiere nel paese dei Caldei. Venite contro a lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio che nulla ne resti, uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello, guai a loro, poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro visitazione. So della voce di quelli che fuggano, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare in Sion la vendetta dell'Eterno del nostro Dio, la vendetta del suo Tempio. Convocate contro Babilone gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco, accampatevi contro a lei d'ogni intorno, nessuno ne scampi, rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come ella ha fatto, poiché ella è stata arrogante contro l'Eterno, contro il Santo d'Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice l'Eterno. Eccomi a te, o oh arrogante, dice il Signore l'Eterno degli Eserciti, poiché il tuo giorno è giunto, il tempo che io ti visiterò. L'arrogante vacillerà, cadrà e non vi sarà chi la rialzi, e io appiccherò il fuoco alle sue città, ed esso divorerà tutti i suoi dentorni. Così parla l'Eterno degli Eserciti. I figliuoli di Israele e i figliuoli di Giuda sono pressi insieme e tutti quelli che li hanno menati in cattività li tengono e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vindice è forte, a nome l'Eterno degli Eserciti. Certo, egli difenderà la loro causa, dando requie alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. La spada Sovrasta ai caldei, dice l'Eterno, gli abitanti di Babilonia, ai suoi capi, ai suoi savi, la spada sovrasta ai millantatori che risulteranno insensati, la spada sovrasta ai suoi prodi che saranno atterriti, la spada sovrasta ai suoi cavalli, ai suoi carri, a tutta la cozzaglia di gente che è in mezzo a lei, la quale diventerà come tante donne, la spada sovrasta ai suoi tesori che saranno saccheggiati, la siccità sovrasta le sue acque che saranno prosciugate, poiché è un paese di immagini scolpite, vanno in delirio per quelli spauracchi dei loro idoli. Perciò gli animali del deserto con gli sciacalli si stabiliranno quivi, e vi stabiliranno gli struzzi, nessuno vi demorerà più in perpetuo, non sarà più abitata d'età in età come avvenne quando Dio sovvertì Sodoma e Gamorra e le città loro vicine, dice l'eterno, nessuno più abiterà quivi, non vi dimorerà più alcun figliol d'uomo. Ecco, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione e molti re sorgono estremità della terra, Essi impugnano l'arco ed il dardo, sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare, montan cavalli, son pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, o oh figliuola di Babilonia. Il re di «Babilonia, no della fama, e le sue mani si languidiscono, l'angoscia lo coglie, un dolore come di donna che partorisce, ecco egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte dimora, io ne farò fuggire ad un tratto gli abitanti, e stabilirò su di essa colui che io ho scelto, poiché chi è simile a me, chi ordinerà di comparire in giudizio a me?» Qual è il pastore che possa starmi a fronte? Perciò ascoltate il disegno che l'Eterno ha concepito contro Babilonia e i pensieri che medita contro i paesi dei Caldei. Certo saranno trascinati via come i più piccoli del gregge. Certo la loro dimora sarà devastata. Al rumore della presa di Babilonia trema la terra e sode il grido fra le nazioni. Geremia, Capitolo Cinquant'unesimo, così parla l'Eterno. Ecco io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese che è il cuore dei miei nemici, un vento distruttore. E mando contro Babilonia degli stranieri che la ventoleranno e vuoteranno il suo paese, poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l'arciere il suo arco contro. Chi tende l'arco è contro chi, serge fieramente nella sua corazza. Non risparmiate i suoi giovani, votate allo sterminio tutto il suo esercito, cadano uccisi nel paese dei Caldei crivellati di ferite per le vie di Babilonia, perché Israele e Giuda non son vedovati dal loro Dio, dell'Eterno degli eserciti, e il paese dei Caldei è pieno di colpe contro il Santo di Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei. Poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno. Egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani dell'Eterno una coppa d'oro che si inebriava. Da tutta la terra le nazioni han bevuto del suo vino, perciò le nazioni sono divenute delirianti. A un tratto Babilonia è caduta e frantumata, mandate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo dal suo dolore e forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela, e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva sino al cielo, si innalza fino alle nuvole. L'Eterno ha prodotto in luce la giustizia della nostra causa, venite raccontiamo in Sion l'opera dell'Eterno del nostro Dio, forbite le saette, imbracciate gli scudi, l'Eterno ha eccitato lo spirito del re dei Medi perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla, perché questa è la vendetta dell'Eterno, la vendetta del suo Tempio. Alzate la bandiera contro le mura di Babilonia, rinforzate le guardie, ponete le sentinelle, preparate gli agguati, poiché l'Eterno ha visitato ed è già mette ad effetto ciò che ha detto contro gli abitanti di Babilonia. O tu che abiti in riva le grandi acque, tu che abbondi di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine. L'Eterno degli eserciti ha giurato per se stesso, sì, certo, io tempirò te di uomini come di locuste, ed essi leveranno contro di te grida di trionfo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli quando fa udire la sua voce ve un rumore d'acque nel cielo e fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza, ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono una menzogna, e non v'è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d'inganno». Nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe, perché egli è quel che ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità, il suo nome è l'eterno degli eserciti. O Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra, con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni, con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho schiacciato i carri e che vi stava sopra, con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle, con te ho schiacciato i pastori e i loro greggi, con te ho schiacciato i lavoratori e i loro Buoi aggiogati, con te ho schiacciato governatori e magistrati, ma sotto gli occhi vostri io renderò a Babilonia e a tutti gli abitanti di Caldea tutto il male che han fatto a Sion, dice l'Eterno. Eccomi a te, o oh montagna di distruzione, dice l'Eterno, a te che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mia mano su di te, e ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata. E da te non si trarrà più pietra angolare né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perpetua, dice l'Eterno. Issate una bandiera sulla terra, suonate la tromba fra le nazioni, preparate le nazioni contro di lei, chiamate raccolta contro di lei i regni di Ararat, di Minni ed Ascanaz, costituite contro di lei dei generali, Fate avanzare i cavalli come locuste dalle ali ritte, e preparate contro di lei le nazioni, i re di media, i suoi governatori, tutti i suoi magistrati e tutti i paesi dei suoi domini. La terra trema, e indoglia perché i disegni dell'Eterno contro Babilonia si affettuano di ridurre il paese di Babilonia in un deserto senza abitanti. I prodi di Babilonia cessan di combattere, se ne stanno nelle loro fortezze, la loro bravura è venuta meno, son come donne, le sue abitazioni sono in fiamme, le sbarre delle sue porte sono spezzate, un cordiere incrocia l'altro e un messaggero incrocia l'altro per annunziare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni lato, che i guadi sono occupati che le paludi sono in preda alle fiamme che gli uomini di guerra sono allibiti. Poiché così parla l'eterno degli eserciti, l'ideo d'Israele, la figliuola di Babilonia è come un'aia al tempo in cui si trebbia ancora un poco e verrà per lei il tempo della mietitura. Neca Budanestar, re di Babilonia, ci ha divorati, ci ha schiacciati, ci ha posti là come un vaso vuoto, ci ha ingoiati come un dragone, ha impito il suo ventre con le nostre delizie, ci ha cacciati via. La violenza che m'è fatta e la mia carne ricadano su Babilonia, dirà l'abitante di Sion. Il mio sangue ricada sugli abitanti di Caldea, dirà Gerusalemme. Perciò così parla l'Eterno, ecco io difenderò la tua causa e farò la tua vendetta, io prosciugherò il suo mare, dissicherò la sua sorgente, e Babilonia diventerà un monte di ruine, un ricetto di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti. Essi ruggiranno assieme come leoni, grideranno come piccini di leonesse, quando saranno riscaldati, darò loro da bere, li nebrirò che siano allegri, e poi s'addormentino d'un sonno perpetuo, e non si risveglino più, dice l'Eterno. Io li farò scendere al macello come agnelli, come montoni, come capri. Come mai è stata presa Sheshak, ed è stata conquistata colei che era il vento della terra?» Come mai Babilonia è ella diventata una desolazione fra le nazioni? Il mare è salito su Babilonia, essa è stata coperta dal tumulto dei suoi flutti, le sue città sono diventate una desolazione, una terra arida, un deserto, un paese dove non abita alcuno, per dove non passa alcun figlio il duomo. Io punirò Bel in Babilonia e gli trarrò di gola ciò che ha trangugiato, e le nazioni e non affluiranno più a lui perfino le mura di Babilonia sono cadute o popolo mio, uscite di mezzo a lei e salvi ciascuno la sua vita dinanzi all'ardente ira dell'Eterno. Il vostro cuore non s'avvilisca e non vi spaventate delle voci che sudranno nel paese, poiché un anno correrà una voce e l'anno seguente correrà un'altra voce. Vi saranno nel paese violenza, dominatore contro dominatore. Perciò ecco, i giorni vengano che io farò giustizia delle immagini scolpite di Babilonia, e tutto il suo paese sarà coperto d'onta, e tutti i suoi feriti a morte cadranno in mezzo a lei, e i cieli, la terra e tutto ciò che in essi giubileranno su Babilonia, poiché i devastatori piomberanno su lei dal settentrione, dice l'Eterno come Babilonia ha fatto cadere i feriti a morte d'Israele, così in Babilonia cadranno i feriti a morte di tutto il paese. O voi che siete scampati dalla spada, partite, non vi fermate, ricordatevi da lungi dell'Eterno e Gerusalemme vi ritorni in cuore. Noi eravamo coperti d'onta all'udire gli oltraggi, e la vergogna ci copriva la faccia, perché gli stranieri erano venuti nel santuario della casa dell'Eterno. «Perciò ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò giustizia delle sue immagini scolpite, e in tutto il suo paese gemeranno i feriti a morte, quando anche Babilonia se levasse fino al cielo.» quando anche rendessi inaccessibili i suoi alti baluardi, le verranno da parte mia dei devastatori, dice l'Eterno. Giunge da Babilonia un grido, la notizia d'un gran disastro dalla terra dei Caldei, poiché l'Eterno devasta Babilonia e fa cessare il suo grande rumore. Le onde dei devastatori muggono come grandi acque. Se ne ode il fracasso, poiché il devastatore piomba su Lei, su Babilonia, i suoi prodi sono presi, i loro archi spezzati, giacchè l'Eterno è il Dio delle retribuzioni non manca di rendere ciò che è dovuto. Io inebrierò i suoi capi e i suoi savi, i suoi governatori e i suoi magistrati, i suoi prodi ed essi si addormenteranno d'un sonno eterno e non si risveglieranno più, dice il Re che ha il nome l'Eterno degli eserciti. Così parla l'Eterno degli eserciti, le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo, le sue alte porte saranno incendiate, sì che i popoli avran lavorato per nulla, le nazioni si saranno stancate per il fuoco. Ordine dato dal profeta Geremia a Serai, figliuolo di Neria, figliuolo di Measia, quando si recò a Babilonia con Sedechia, re di Giuda, il quarto anno del regno di Sedechia. Seria era il capo dei ciamberlani. Geremia scrisse un libro tutto il male che doveva accadere a Babilonia, cioè tutte queste parole che sono scritte riguardo a Babilonia. E Geremia disse a Seria, Quando sarai arrivato a Babilonia avrai cura di leggere tutte queste parole. Dirai, O eterno, tu hai detto di questo luogo che lo avresti distrutto, sì che non sarebbe più abitato né da uomo né da bestia, e che sarebbe ridotto in una desolazione perpetua. E quando avrai finito di leggere questo libro, ti legherai una pietra e lo getterai in mezzo all'Eufrate, e dirai, così affonderà Babilonia e non si rialzerà più a motivo del male che io faccio venire su di lei, cadrà esausta. Fin qui, le parole di Geremia. Geremia, capitolo 52 Sedechia aveva ventun anni quando cominciò a regnare. E regnò a Gerusalemme undici anni. Sua madre si chiamava Amutal, figliuola di Geremia di Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto Joachim. E a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò dalla sua presenza. E Sedechia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, s'accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati, e la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia nella città e tutta la gente di guerra fuggì uscendo di notte dalla città per la via della porta fra le mura e la prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte e i fuggiaschi presero la via della pianura. Ma l'esercito dei caldei inseguì il re raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia a Ribla nel paese di Amat ed egli pronunziò la sua sentenza contro di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figliuoli di Sedechia in presenza di lui, fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla. Poi fece cavare gli occhi a Sedechia e il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di rame e lo minò a Babilonia e lo mise in prigione dove rimase fino al giorno della sua morte. Ora il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodemestar re di Babilonia. Nabuzaradan capo della guardia del corpo al servizio del re di Babilonia Giunse a Gerusalemme, e arse la casa dell'Eterno e la casa del Re, diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme, e arse tutte le case riguardevoli, e tutto l'esercito dei Caldei, che era col capitano della Guardia, atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme. Nabusaradan, capitano della Guardia, menò in cattività una parte dei più poveri del popolo, i superstiti che erano rimasti nella città, i fuggiaschi che saranno arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione. Ma Nabusar Adam, capitano della guardia, lasciò alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi. I caldei spezzarono le colonne di rame che erano nella casa dell'Eterno, le basi, il mare di rame che era nella casa dell'Eterno e ne portarono via il rame a Babilonia. Pressero le pignate, le palette, i coltelli, i bacini, le coppe e tutti gli utensili di rame con i quali si faceva il servizio. Il capo della guardia prese pure le coppe, i bracieri e i bacini e le pignate, e i candelabri, e le tazze e i calici d'oro, di ciò che c'era d'oro e d'argento, di ciò che era d'argento. Quanto alle due colonne di, del mare e i dodici buoi di rame che servivano di base che Salomone aveva fatti fare per la casa dell'Eterno, il rame di tutti questi oggetti aveva un peso incalcolabile. L'altezza di una di queste colonne era di 18 cubiti e a misurarla in giro ci voleva un filo di 12 cubiti. Aveva uno spessore di quattro dita ed era vuota. E v'era su un capitello di rame dell'altezza di ogni capitello era di 5 cubiti. Attorno al capitello v'era un reticolato e delle melagrane. Ogni cosa di rame e lo stesso era della seconda colonna adorna pure di melagrane. V'erano novantasei melagrane da ogni lato e tutte le melagrane attorno al reticolato ammontavano a cento. Il capitano della guardia prese il Seraia il sommo sacerdote, Sofonia, il secondo sacerdote e i tre custodi della soglia e prese nella città un eunuco che comandava la gente di guerra, sette uomini di fra i consiglieri intimi del re, che furono trovati nella città e il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e 60 privati che furono anch'essi trovati nella città. Nabuzaraddan, capitano della guardia, li prese e li condusse al re di Babilonia a Ribla, e il re di Babilonia li fece colpire e mettere a morte a Ribla nel paese di Amath. Così Giuda fu menato in cattività a lungi dal suo paese. Questo è il popolo che Nabucadnezar menò in cattività. Il settimo anno, 3.023 giudei. Il diciottesimo anno del suo regno menò in cattività da Gerusalemme 832 persone. Il ventitresimo anno di Nabucodonosor, Nabusaradan, capitano della guardia, menò in cattività 745 giudei. In tutto 4.600 persone. Il trentasettesimo anno della cattività di Kim, re di Giuda, il venticinquesimo giorno del dodicesimo mese, Evil Meradoc, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Ioi re di Giuda, e lo trasse di prigione. Gli parlò benignamente, e mise il trono d'esso più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece mutare i suoi vestiti di prigione, e Ioi mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che visse. E in quanto al suo mantenimento durante tutto il tempo che visse esso gli fu dato del continuo da parte del re di Babilonia giorno per giorno fino al giorno della sua morte. Le lamentazioni capitolo primo. Come mai siede solitaria la città già così popolata? Come mai è diventata simile a una vedova a quella che era grande fra le nazioni? Ed è stata ridotta tributaria colei che era principessa fra le province? Ella piange, piange durante la notte, le lacrime le coprono le guance, fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli, tutti i suoi nemici l'hanno tradita, tutti i suoi amici son diventati nemici. Giuda è andato in esilio a motivo dell'afflizione e del duro selvaggio. Abita in mezzo alle nazioni, non trova riposo, tutti i suoi persecutori l'han raggiunto quand'era fra le gole strette. Le vie di Sion fanno cordoglio perché nessuno viene più alle solenni assemblee. Tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono addolorate, ed è la stessa è piena d'amarezza. I suoi avversari han preso il sopravvento, i suoi nemici prosperano perché l'Eterno l'ha afflitta per la moltitudine delle sue trasgressioni. I suoi bambini sono andati in cattività davanti all'avversario. E dalla figliuola di Sion se ne è andato tutto il suo splendore, i suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pastura, e se ne van spossati dinanzi a colui che l'insegue. Nei giorni della sua afflizione, della sua vita errante, Gerusalemme si ricorda di tutti i beni preziosi che possedeva fino dai giorni antichi. Ora che il suo popolo è caduto in mano dell'avversario e nessuno la soccorre, i suoi avversari la guardano e ridono al suo misero stato. Gerusalemme ha gravemente peccato, perciò è divenuta come una cosa impura. Tutti quelli che l'onoravano la sprezzano, perché han visto la sua nudità. E la stessa sospira è volta la faccia. La sua lordura era nelle pieghe della sua veste. E la non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente, non a chi la consoli. O Eterno, vedi la mia afflizione, poiché il nemico trionfa. L'avversario ha steso la mano su quanto ella aveva di più caro, poiché ella ha visto i pagani entrare nel suo santuario, quei pagani riguardo ai quali tu avevi comandato che non entrassero nella tua radunanza. Tutto il suo popolo sospira, cerca del pane, dalle cose sue più preziose in cambio di cibo per rianimar la sua vita. Guarda, o Eterno, vedi in che stato abietto io son ridotta. Nulla di simile va venga o voi che passate di qui. Mirate, guardate se v'è dolore pari al dolore da cui sono oppressa e col quale l'Eterno m'a afflitta nel giorno dell'ardente ira. Dall'alto egli ha mandato un fuoco nelle mie ossa che se n'è impadronito. Egli ha teso una rete ai miei piedi, m'ha rovesciata a terra, m'ha gettata nella desolazione in un languore di tutti i giorni. Dalla sua mano è legato il giogo delle mie trasgressioni che se intrecciavano e gravavano sul mio collo. Egli ha affiaccato la mia forza, il Signore m'ha dato in mano alle quali non posso resistere. Il Signore ha atterrati contro il mio recinto tutti i miei prodi, ha convocato contro di me una grande radunanza per schiacciare i miei giovani. Il Signore ha calcato come in un tino la vergine figliuola di Giuda. Per questo io piango e i miei occhi, i miei occhi si struggano in lacrime perché lungi da me è il consolatore. Che potrebbe rianimarmi la vita? I miei figliuoli sono desolati perché il nemico ha trionfato. Sion stende le mani, e non v'è alcuno che la consoli. L'Eterno ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti. Gerusalemme è in mezzo a loro come una cosa impura. L'Eterno è giusto, poiché io mi son ribellata alla tua parola». Dei ascoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore, le mie vergini e i miei giovani sono andati in cattività. Io ho chiamato i miei amanti, ma essi m'hanno ingannata. I miei sacerdoti e i miei anziani hanno esaltato l'anima nella città, mentre cercavano del cibo per rianimarmi la vita. O eterno, guarda, che io sono in angoscia. Le mie viscere si commuovono, il cuore mi si sconvolge in seno perché la mia ribellione è stata grave, fuori la spada mi orba dei miei figliuoli, dentro sta la morte. Modon sospirare, non vechi mi consoli, tutti i nemici hanno udita la mia sciagura e si rallegrano che tu l'abbia cagionata. Tu farai venire il giorno che hai annunziato e allora saranno con me. Venga dinanzi a te tutta la loro malvagità e trattali come hai trattato me a motivo di tutte le mie trasgressioni, poiché i miei sospiri sono numerosi e il mio cuore è languente. Lamentazioni capitolo secondo. Come mai ha il Signore nella sua ira coperto d'una nube oscura la figliuola di Sion? Egli ha gettato di cielo in terra la gloria di Israele, e non s'è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira? Il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe, nella sua ira ha rovesciato, ha stese al suolo le fortezze della figliuola di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nell'ardente sua ira ha infranta tutta la potenza d'Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe a guisa di fuoco fiammeggiante che divora d'ogni intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzata la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che veran più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figliola di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico. Ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato nella figliola di Giuda i lamenti e i gemiti, ha devastato la propria tenda come un giardino, ha distrutto il luogo della sua raunanza, L'Eterno ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e l'indignazione della sua ira ha reietto i re e i sacerdoti. Il Signore ha preso in disgusto il suo altare, ha aborrito il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici i quali han levato grida nella casa dell'Eterno come in un giorno di festa. L'Eterno ha deciso di distruggere le mura della figliuola di Sion, ha steso la corda, non ha ritirato la mano prima d'averle distrutti, ha coperto di lutto bastioni e mura gli uni e le altre languiscono. Le sue porte sono affondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre, il suo Re e i suoi capi sono fra le nazioni, non v'è più legge, ed anche i suoi profeti non ricevono più visioni dall'Eterno. Gli anziani della figliuola di Sion seggono in terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono scinti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo. E i miei occhi si consumano per il tanto lacrimare, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figliuola del mio popolo, al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Essi chiedevano alle loro madri dov'è il pane, dov'è il vino e intanto venivano meno come dei feriti a morte nelle piazze della città e rendevano l'anima sul seno delle madri loro. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o oh figliuola di Gerusalemme? Che troverò di simile a te per consolarti, o oh vergine figliuola di Gerusalemme, perché la tua ferita è larga quanto è il mare, chi ti potrà guarire? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e delusorie, hanno messo a nudo la tua aniquizia, per stornare da te la cattività. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotano il loro capo a vedere la figliuola di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicano, l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo, ci siamo giunti. Lo vediamo. L'Eterno ha fatto quello che s'era proposto, ha adempiuta la parola che aveva pronunziata fino dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha fatto di te la gioia del nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore, O mura della figliola di Sion, spandete le lacrime come un torrente giorno e notte. Non vi date requie. Non abbiano riposo le pupille dei vostri occhi. Levatevi, gridate di notte al principio d'ogni vigilia, spandete come l'acqua il cuor vostro davanti alla faccia del Signore, levate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini che vengono meno per la fame ai canti di tutte le strade. Guarda o eterno, considera chi mai ha trattato così? Dalle donne han divorato il frutto delle loro viscere, i bambini che accarezzavano. Sacerdoti e profeti sono stati massacrati nel santuario del Signore. Fanciulli e vecchi giaccion per terra nelle vie, e le mie vergini e i miei giovani son caduti per la spada. Tu li hai uccisi nel dì della tua ira, li hai massacrati senza pietà. Tu hai convocato, come ad un giorno di festa solenne, i miei terrori da tutte le parti, e nel giorno dell'ira dell'Eterno non v'è stato né scampato né fuggiasco quelli che avevo accarezzati e allevati, il mio nemico li ha consumati. Lamentazioni, capitolo terzo Io sono un uomo che ha veduto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli m'ha condotto, m'ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumata la mia carne e la mia pelle, ha fiaccato le mie ossa, ha costituito una cinta contro di me, m'ha circondato d'amarezza e d'affanno, m'ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo. Egli m'ha circondato d'un muro perché non esca, m'ha caricato di pesanti catene, anche quando grido e chiamo al soccorso egli chiude l'accesso della mia preghiera egli m'ha sbarrato la via di blocchi di pietra ha sconvolti i miei sentieri egli è stato per me come un orso in agguato come un leone in luoghi nascosti egli m'ha sviato dal mio cammino m'ha squarciato m'ha reso desolato ha teso il suo arco e m'ha preso come mira delle sue frecce M'ha fatto penetrare nelle reni le saette del suo Turcasso. Io son diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli m'ha saziato d'amarezza e m'ha abbeverato d'assenzio. M'ha spezzato i denti con della ghiaia, m'ha affondato nella cenere. Tu hai allontanata l'anima mia dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia non ho più speranza nell'Eterno. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e dell'amarezza. L'anima mia se ne ricorda del continuo e ne è abbattuta dentro di me. Questo voglio richiamarmi alla mente, per questo voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. «Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono per quelli che sperano in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Buona cosa è per l'uomo portare il gioco nella sua giovinezza. Si segga egli solitario e stia in silenzio quando l'Eterno glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere» forse ve ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si saci pure di vituperio, poiché il Signore non ripudia in perpetuo, ma se ne affligge altresì con passione secondo la moltitudine delle sue benignità, giacché non è volentieri che gli umilia e affligge i figliuoli degli uomini. Quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno perverte il diritto d'un uomo nel cospetto dell'Altissimo, quando si fa torto da alcuno nella sua causa, il Signore non lo vede egli? Chi mai dice una cosa che s'avveri se il Signore non l'ha comandata? Il male e il bene non procedono essi dalla bocca dell'Altissimo? Poiché il vivente si rammaricherebbe? Ognuno si rammarichi del proprio peccato. Esaminino le nostre vie, scrutiamole e torniamo all'Eterno. E leviamo insieme con le mani i nostri cuori al Dio nei cieli. Noi abbiamo peccato, siamo stati ribelli e tu non hai perdonato. Tu ti sei avvolto nella tua ira e ci hai inseguiti, tu hai ucciso senza pietà, ti sei avvolto in una nuvola perché la preghiera non potesse passare, tu hai fatto di noi delle spazzature, dei rifiuti in mezzo ai popoli. Tutti i nostri nemici aprono larga la bocca contro di noi. Ci son toccati il terrore, la fossa, la desolazione e la rovina. I miei occhi si sciolgono in rivi d'acqua a motivo della rovina della figliuola del mio popolo. L'occhio mio si scioglie in lacrime senza posa, senza intermittenza, finché dal cielo l'eterno non riguardi e non veda il nostro stato. L'occhio mio m'affanna l'anima a motivo di tutte le figliuole della mia città. Quelli che mi son nemici senza cagione mandato la caccia come a un uccello. M'hanno annientato la vita nella fossa, m'hanno gettato delle pietre addosso. Le acque salivano fin sopra al mio capo, ed io dicevo è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o oh eterno dal fondo della fossa, tu hai udito la mia voce, non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io t'ho invocato, ti sei avvicinato, tu hai detto non temere. O oh, Signore, tu hai difesa la causa dell'anima mia, tu hai redento la mia vita. O oh, Eterno, tu vedi il torto che m'è fatto, giudica tu la mia causa, tu vedi tutto il loro rancore, e tutte le loro macchinazioni contro di me, tu odi il loro oltraggi, o Eterno, tutte le loro macchinazioni contro di me. Il linguaggio di quelli che si levano contro di me, quelli che meditano contro di me tutto il giorno? Guarda, quando si seggono, quando s'alzano, io sono la loro canzone. Tu li retrubirai, o Eterno, secondo l'opera delle loro mani, darai loro induramento di cuore la tua maledizione, li inseguirai nella tua ira e li sterminerai di sotto i cieli dell'Eterno. Lamentazioni Capitolo Quarto come mai si è oscurato l'oro, si è alterato l'oro più puro? Come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là ai canti di tutte le strade? I nobili figliuoli di Sion, pregiati al pari dell'oro fino come mai sono reputati quali vasi di terra opera di mani di vasaio? Perfino gli sciacalli porgano le mammelle e allattano i loro piccini. La figliuola del mio popolo è diventata crudele come gli struzzi del deserto. La lingua del lattante gli s'attacca al palato per la sede e i bambini chiedono del pane e, e non vecchi gliele dia. Quelli che si nutrivano di cibi delicati cadono di nedia per le strade, quelli che erano allevati nella porpora abbracciano il letamaio. Il castigo dell'iniquità della figliuola del mio popolo è maggiore di quello del peccato di Sodoma che fu distrutta in un attimo senza che mano d'uomo la colpisse. I suoi principi erano più splendenti della neve, più bianchi del latte, avevano il corpo più vermiglio del corallo, il loro volto era uno zafiro. Il loro aspetto è ora più cupo del nero. Non si riconoscono più per le vie, la loro pelle è attaccata alle ossa e secca è diventata come un legno. Più felici sono stati gli uccisi di spada di quelli che muoiono di fame, perché questi deperiscono estenuati per mancanza dei prodotti dei campi le donne pur sì pietose hanno con le loro mani fatto cuocere i loro bambini che hanno servito loro di cibo nella rovina della figliuola del mio popolo l'eterno ha esaurito il suo furore ha riversato l'ardente sua ira ha acceso in Sion un fuoco che l'ha divorato le fondamenta nei re della terra né alcun abitante del mondo avrebbero mai creduto che l'avversario il nemico sarebbe entrato nelle porte di Gerusalemme Così è avvenuto per via dei peccati dei suoi profeti, dell'iniquità dei suoi sacerdoti che hanno sparso nel mezzo di lei il sangue dei giusti. Essi erravano come ciechi per le strade, lordati di sangue in guisa, che non si potevano toccare le loro vesti. — Fatevi in là, un impuro, si gridava loro a parire, fatevi in là, fatevi in là, non lo toccate. Quando fuggiva, erano qua e là, e si diceva fra le nazioni... Non restiamo di più. La faccia dell'Eterno li ha dispersi, egli non volge più verso loro il suo sguardo, non si è portato rispetto ai sacerdoti e non si è avuto pietà dei vecchi. E non si commuovano ancora gli occhi in cerca d'un soccorso aspettato invano dai nostri posti di vedetta, scrutavamo la venuta d'una nazione che poteva salvarci. Si spiavano i nostri passi, Impedendoci di camminare per le nostre piazze. La nostra fine è prossima, dicevamo. I nostri giorni sono contati, la nostra fine è giunta. I nostri persecutori sono stati più leggeri delle aquile dei cieli, ci hanno dato la caccia su per le montagne, ci hanno teso l'agguato nel deserto. Colui che ci fa respirare l'unto dell'Eterno è stato preso nelle loro fosse. Egli del quale dicevano Alla sua ombra noi vivremo fra le nazioni. Rallegrati, Gioisci, o figliuola d'Edom che dimori nel paese di Uz. Anche fino a te passerà la coppa. Tu ti nebirai e ti nuderai. Il castigo della tua iniquità è finito, o figliuola di Sion, egli non ti manderà più in cattività. Egli punirà l'iniquità tua, o figliuola di Edom. Mette allo scoperto i tuoi peccati. Lamentazioni. Capitolo quinto Ricordati, Eterno, di quello che è avvenuto. Guarda e vedi il nostro proprio. La nostra eredità è passata a degli stranieri, le nostre case a degli estranei. Noi siamo diventati orfani senza padre, le nostre madri sono come vedove. Noi beviamo la nostra acqua a prezzo di denaro, le nostre legne ci vengono a pagamento. Col collo carico noi siamo inseguiti, siamo spossati, non abbiamo requie, abbiamo teso la mano verso l'Egitto e verso la Siria per saziarci di pane. I nostri padri hanno peccato e non sono più. E noi portiamo la pena delle loro iniquità. Degli schiavi dominano su noi, e non vecchi ci liberi dalle loro mani. Noi raccogliamo il nostro pane col rischio della nostra vita, affrontando la spada del deserto. La nostra pelle brucia come un forno per l'arsura della fame. Essi hanno disonorato le donne di Sion, le vergini nella città di Giuda, i capi sono stati impiccati dalle loro mani, la persona dei vecchi non è stata rispettata, i giovani hanno portato le macine, i giovanetti hanno vacillato sotto il carico delle legna, i vecchi hanno abbandonato la porta, i giovani la musica dei loro strumenti, la gioia dei nostri cuori è cessata, le nostre danze sono mutate in lutto, la corona ci è caduta dal capo, guai a noi poiché abbiamo peccato. Per questo langue il nostro cuore, per questo s'oscurano i nostri occhi, perché il monte di Sion è desolato e vi passeggian le volpi. Ma tu, eterno, regni in perpetuo, il tuo trono sussiste d'età in età. Perché ci dimenticheresti tu in perpetuo, e ci abbandoneresti per un lungo tempo? Facci tornare a te, o oh eterno, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli d'un tempo, che è ora, tu ci hai veramente reietti, e ti sei grandemente adirato contro di noi. Ezechiele Capitolo Primo Ora avvenne l'anno trentesimo il quinto giorno del quarto mese, che essendo presso al fiume Chebar fra quelli che erano stati menati in cattività, i cieli s'aprirono e io ebbi delle visioni divine. E il quinto giorno del mese, era il quint'anno della cattività del re Ioaiachin, la parola dell'Eterno fu espressamente rivolta al sacerdote Ezechiele figliuolo di Busi nel paese dei Caldei presso al fiume Chebar e la mano dell'Eterno fu quivi sopra di lui. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento di tempesta, una grossa nuvola con un globo di fuoco che spandeva tutto all'intorno d'essa uno splendore, e nel centro di quel fuoco si vedeva come del rame sfavillante in mezzo al fuoco. Nel centro del fuoco appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro: avevano sembianza umana, ognuno d'essi aveva quattro facce, e ognuno quattro ali. I loro piedi erano diritti, e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede d'un vitello e sfavillavano come il rame terzo, e avevano delle mani d'un uomo sotto le ali ai loro quattro lati, e tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra, camminando non si voltavano, ognuno camminava dritto dinanzi a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra e tutti e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore e ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano il loro corpo. Camminavano ognuno dritto davanti a sé e andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano quanto all'aspetto degli esseri viventi esso era come di carboni ardenti come di fiaccole quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi era un fuoco sfavillante e dal fuoco uscivano dei lampi e gli esseri viventi correvano in tutti i sensi simile al fulmine or come io stavo guardando gli esseri viventi ecco una ruota in terra presso a ciascun dessi verso le loro quattro facce L'aspetto delle ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito e tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro forma erano quelli di una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota. Quando si muovevano andavano tutti e quattro dal proprio lato, e andando non si voltavano. Quanto ai loro cerchi, essi erano alti e formidabili, e i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi d'ogni intorno. Quando gli esseri viventi camminavano le ruote si muovevano a lato a loro, e quando gli esseri viventi s'alzavano su da terra, s'alzavano anche le ruote, e dovunque lo spirito voleva andare andavano anch'essi. E le ruote s'alzavano a al lato a quelli perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Quando quelli camminavano anche le ruote si muovevano, quando quelli si fermavano anche queste si fermavano e quando quelli s'avanzavano su dalla terra anche queste s'alzavano al lato d'essi perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Sopra le teste degli esseri viventi c'era come una distesa di cielo di colore simile a cristallo d'ammirabile splendore, e si espandeva su in alto sopra alle loro teste, e sotto la distesa si dirizzavano le loro ali, l'una verso l'altra, e ne avevano ciascuno due che coprivano il loro corpo. E quando essi camminavano, io sentivo il rumore delle loro ali come il rumore delle grandi acque, come la voce dell'Onnipotente, un rumore di gran tumulto, come il rumore d'un accampamento quando si fermavano ed abbassavano le loro ali. E s'udiva un gran rumore che veniva dall'alto della distesa che era sopra le loro teste. E al di sopra della distesa che stava sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono. E su questa specie di trono appariva come la figura d'un uomo che vi stava assiso sopra, su, in alto. Vidi pure come del rame terzo, come del fuoco che lo circondava da ogni intorno dalla sembianza e dai suoi fianchi in su, e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù, vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. A questa vista caddi sulla mia faccia. E udì la voce di uno che parlava. Ezechiele capitolo secondo. E mi disse, Figliol duomo, rizzati in piedi, ed io ti parlerò. E come egli mi parlava lo spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi, e io udì colui che mi parlava, egli mi disse, Figliol duomo, io ti mando ai figliuoli di Israele. A nazioni ribelli che si sono ribellate a me, essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figliuoli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando, e tu dirai loro: così parla il Signore l'Eterno, e sia che t'ascoltino o non t'ascoltino, giacché è una casa ribelle, essi sapranno che ve un profeta in mezzo a loro. E tu, figliuolo Duomo, non aver paura di loro né delle loro parole, giacché tu stai con le ortiche e con le spine e abiti fra gli scorpioni. Non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una casa ribelle. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che t'ascoltino o non t'ascoltino, perché sono ribelli. E tu, figliuolo Duomo, ascolta ciò che io ti dico. Non essere ribelle come è ribelle questa casa. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Ed io guardai, ed ecco una mano stava tesa verso di me, la quale teneva il rotolo d'un libro. Ed egli lo spiegò davanti a me. Era scritto di dentro e di fuori, e conteneva delle lamentazioni, dei gemiti e dei guai. Ezechiele, capitolo terzo. Ed egli mi disse, figliolo Duomo, mangia che tu trovi, mangia questo rotolo, e va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca, ed egli mi fece mangiare quel rotolo, e mi disse, figliolo Duomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Ed io lo mangiai, e mi fu dolce in bocca come del miele. Ed egli mi disse, figliolo Duomo, va. Recati alla casa d'Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua non intelligibile, ma alla casa d'Israele. Non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua non intelligibile di cui tu non intenda le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto. Ma la casa d'Israele di non ti vorrà ascoltare perché non vogliono ascoltare me, giacché tutta la casa d'Israele di ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io indurrò la faccia perché tu lo ponga alla faccia loro. Indurrò la tua fronte perché tu lo ponga alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce, non li temere». Non ti sgomentare davanti a loro perché sono una casa ribelle. Poi mi disse, figlio il Duomo, ricevi nel cuor tuo tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie e vada ai figliuoli del tuo popolo che sono in cattività, parla loro e di loro così parla il Signore l'Eterno, sia che t'ascoltino o non ti ascoltino. E lo Spirito mi levò in alto e udì dietro a me il suono di un gran fragore che diceva benedetta sia la gloria dell'Eterno dalla sua dimora. E udì pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra, il rumore delle ruote al lato d'esse e il suono di un gran fragore. E lo Spirito mi levò in alto e mi portò via. Ed io andai pieno d'amarezza nello sdegno del mio Spirito, e la mano dell'Eterno era forte su me. E giunsi da quelli che erano in cattività a tel Abib presso il fiume Kebar, e mi fermai dovessi dimoravano, e dimorai quivi sette giorni mesto e silenzioso in mezzo a loro. E in capo a sette giorni la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, io t'ho stabilito come una sentinella per la casa di Israele, e quando tu drai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio certo morrai, se tu non ti avverti e non parli per avvertire quell'Empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'Empio morrà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritrae dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morrà per la sua iniquità, ma tu avrai salva l'anima tua. E quando un giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità. Se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morrà perché tu non l'avrai avvertito. Morrà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà perché è stato avvertito e tu avrai salva l'anima tua. E la mano dell'Eterno fu quivi sopra me, ed egli mi disse: Levati, va nella pianura, e quivi io parlerò teco. Io dunque mi levai e uscii nella pianura, ed ecco che qui vi stava la gloria dell'Eterno, gloria simile a quella che avevo veduta presso il fiume Chebar, e caddi sulla mia faccia. Lo spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi, e l'Eterno mi parlò e mi disse: Va Chiuditi in casa tua, e a te, figliol d'uomo, ecco, ti si metteranno addosso delle corde, con esse ti si legherà, e tu non andrai in mezzo a loro. Io farò che la lingua ti s'attacchi al palato, perché tu rimanga muto e tu non possa essere per essi un censore, perché sono una casa ribelle. Ma quando io ti parlerò, t'aprirò la bocca, e tu dirai loro: Così parla il Signore, l'Eterno. Chi ascolta, ascolti. Chi non vuole ascoltare, non ascolti, poiché sono una casa ribelle. Ezechiele, capitolo quarto. E tu, figliol d'uomo, prenditi un mattone, mettitelo davanti e disegnavi sopra una città, Gerusalemme, cingila d'assedio, Costruisci contro di lei una torre, fa contro di lei dei bastioni, circondola di vari accampamenti, e disponi contro di lei d'ogni intorno degli arieti. Prenditi poi una piastra di ferro, e collocola come un muro di ferro tra te e la città, volta la tua faccia contro di lei, sia ella assediata, e tu cingila d'assedio. Questo sarà un segno per la casa di Israele. Poi, Sdraiati sul tuo lato sinistro e metti su questo lato l'iniquità della casa di Israele, e per il numero di giorni che starai sdraiato su quel lato, tu porterai la loro iniquità. Io ti conterò gli anni della loro iniquità in un numero pari a quello di quei giorni, 390 giorni. Tu porterai così l'iniquità della casa di Israele, e quando avrai compiuti quei giorni, ti sdraierai di nuovo sul tuo lato destro e porterai l'iniquità della casa di Giuda per quaranta giorni. Ti impongo un giorno per ogni anno. Tu volgerai la tua faccia e il tuo braccio nudo verso l'assedio di Gerusalemme e profeterai contro di lei. Ed ecco, io ti metterò addosso delle corde e tu non potrai voltarti da un lato sull'altro, finché non abbia compiuti i giorni del tuo assedio prenditi anche del frumento dell'orzo delle fave delle lenticchie del miglio del farro metteli in un vaso fattene del pane durante tutto il tempo che starai sdraiato sul tuo lato ne mangerai per 390 giorni il cibo che mangerai sarà del peso di venti sicli per giorno lo mangerai di tempo in tempo berrai pure dell'acqua misurata la sesta parte d'un hin, la verrai di tempo in tempo, mangerai le focacce d'orzo che cuocerai in loro presenza con escrementi d'uomo. E l'Eterno disse, così i figliuoli di Israele mangeranno il loro pane contaminato fra le nazioni dove io li caccerò. Allora io dissi, ahimè, Signore Eterno, ecco l'anima mia non è stata contaminata dalla mia fanciullezza. E ora non ho mai mangiato carne di bestia morta, da sé o sbranata, e non mi è mai entrata in bocca alcuna carne infetta. Ed egli mi disse, guarda, io ti do dello sterco bovino invece di escrementi d'uomo, sopra quello cuocerai il tuo pane. Poi mi disse, figliuolo d'uomo, io farò mancare del tutto il sostegno del pane a Gerusalemme, essi mangeranno il pane a peso e con angoscia, e berranno l'acqua misurata e con costernazione, poiché mancheranno di pane ed acqua, e saranno costernati tutti quanti e si struggeranno a motivo della loro iniquità. Ezechiele capitolo V. E tu, figliol Duomo, prenditi un ferro tagliente, prenditi un rasoio da barbiere e fatelo passare sul capo e sulla barba. Poi prenditi una bilancia da pesare e dividi i peli che avrai tagliati, bruciane una terza parte col fuoco in mezzo alla città quando i giorni dell'assedio saranno compiuti, poi prendine un'altra terza parte e percuotila con la spada attorno alla città, e disperdi al vento l'ultima terza parte dietro alla quale io sguainerò la spada. E di questa prendi una piccola quantità e legala ai lembi della tua veste. E di questa prendi ancora una parte, gettala nel fuoco e bruciala nel fuoco. Di lì uscirà un fuoco contro tutta la casa di Israele. Così parla il Signore l'Eterno, ecco Gerusalemme, io l'avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano, ed ella per darsi all'empietà, si è ribellata alle mie leggi più delle nazioni e alle mie prescrizioni più dei paesi che la circondano, perché ha sprezzato le mie leggi e non ha camminato seguendo le mie prescrizioni. Perciò così parla il Signore l'Eterno, poiché voi siete stati più insubordinati delle nazioni che vi circondavano, in quanto non avete camminato seguendo le mie prescrizioni, e non avete messo ad effetto le mie leggi, e non avete neppure agito seguendo le leggi delle nazioni che vi circondano, così parla il Signore l'Eterno. Eccomi, vengo io da te, ed eseguirò in mezzo a te i miei giudizi nel cospetto delle nazioni e farò a te quello che non ho mai fatto e che non farò mai più così a motivo di tutte le tue abominazioni perciò in mezzo a te dei padri mangeranno i loro figliuoli e dei figliuoli mangeranno i loro padri ed io eseguirò su di te dei giudizi e disperderò a tutti i venti quel che rimarrà di te perciò come è vero che io vivo dice il Signore l'Eterno perché tu hai contaminato il mio santuario con le tue infamie e con tutte le tue abominazioni, anch'io ti raderò l'occhio mio, non ti risparmierà nessuno e anch'io non avrò pietà. Una terza parte di te morrà di peste e sarà consumata dalla fame in mezzo a te. Una terza parte cadrà per la spada attorno a te e ne disperderò a tutti i venti l'altra terza parte e sguainerò contro di essa la mia spada. Così si sfogherà la mia ira, e io soddisfarò su loro il mio furore, e sarò pago, ed essi conosceranno che io, l'Eterno, ho parlato nella mia gelosia quando avrò sfogato su loro il mio furore, e farò di te, sotto gli occhi di tutti i passanti, una desolazione, il vituperio delle nazioni che ti circondano. E il tuo proprio e la tua ignominia saranno un ammaestramento e un oggetto di stupore per le nazioni che ti circondano, quando quand'io avrò eseguito su di te i miei giudizi con ira, con furore, con indignati castighi. Sono io l'eterno che parlo. Quando avrò scoccato contro di loro i letali dardi della fame apportatori di distruzione che io tirerò per distruggervi, quando avrò aggravata su voi la fame e vi avrò fatto venire meno il sostegno del pane, quando avrò mandato contro di voi la fame, le male bestie, che ti priveranno dei figlioli, quando la peste e il sangue saranno passati per mezzo a te, quando io avrò fatto venire su di te la spada, io, l'Eterno, son quelli che parla. Ezechiele, capitolo sesto la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio al Duomo, volgi la tua faccia verso i monti d'Israele e profetizza contro di loro. O monti d'Israele, ascoltate la parola del Signore dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno ai monti, ai colli, ai burroni e alle valli. Eccomi, io fo' venire su di voi la spada e distruggerò i vostri alti luoghi. I vostri altari saranno desolati, le vostre colonne solari saranno infrante, e io farò cadere i vostri uccisi davanti ai vostri idoli. E metterò i cadaveri dei figliuoli di Israele davanti ai loro idoli, e spargerò le vostre ossa attorno ai vostri altari. Dovunque abitate, le città saranno deserte, e gli alti luoghi desolati, affinché i vostri altari siano deserti e desolati, i vostri idoli siano infranti e scompaiano, le vostre colonne solari siano abbattute, e tutte le vostre opere siano spezzate via. I morti cadranno in mezzo a voi e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Non di meno, io vi lascerò un residuo, Poiché avrete alcuni scampati dalla spada fra le nazioni quando sarete dispersi in vari paesi, e i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti dove saranno stati menati in cattività, poiché io spezzerò il loro cuore adultero che s'è stornato da me, e farò piangere i loro occhi che han commesso adulterio coi loro idoli, e avranno disgusto di loro stessi per i mali che hanno commessi con tutte le loro abominazioni e conosceranno che io sono l'Eterno, e che non in vano li ho minacciati di far loro questo male. Così parla il Signore l'Eterno. Batti le mani, batti il piede di ahimè, a motivo di tutte le scelleratezze, di tutte le abominazioni della casa d'Israele, che cadrà per la spada, per la fame e per la peste. Chi sarà lontano morirà di peste, e chi sarà vicino cadrà per la spada, e chi sarà rimasto e sarà assediato perirà di fame, ed io sfogherò così il mio furore su di loro. E voi conoscerete che io sono l'Eterno, quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli, intorno ai loro altari, sopra ogni alto colle, su tutte le vette dei monti, sotto ogni albero verdeggiante, sotto ogni querce e dal folto fogliame, là dove essi offrivano profumi d'orso ave a tutti i loro idoli. Ed io stenderò su di loro la mia mano e renderò il paese più solitario e desolato del deserto di Dibla. Dovunque essi ab abitano e conosceranno, che io sono l'Eterno. Ezechiele, capitolo settimo E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. E tu, figlio del Duomo, così parla il Signore, l'Eterno, riguardo al paese d'Israele: La fine, la fine viene sulle quattro estremità del paese. Ora ti sovrasta la fine. E io manderò contro di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta e ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. E l'occhio mio non ti risparmierà. Io sarò senza pietà, ti farò ricadere addosso la tua condotta e le tue abominazioni saranno in mezzo a te. E voi conoscerete che io sono l'Eterno. Così parla il Signore, l'Eterno. Una calamità. Ecco, viene una calamità. La fine viene, viene la fine. Ella si desta per te. Ecco ella viene, viene alla tua volta, o abitante del paese. Il tempo viene, il giorno s'avvicina, giorno di tumulto, e non di grida di gioia su per i monti. Ora, in breve, io spanderò su di te il mio furore, Sfogherò su di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta e ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. E l'occhio mio non ti risparmierà, io non avrò pietà, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te e voi conoscerete che io, l'Eterno, sono quelli che colpisce. Ecco il giorno, ecco ci viene, giunge la tua volta. La verga è fiorita, l'orgoglio è sbocciato, la violenza s'eleva, leva, divien la verga dell'impietà. Nulla più rimandessi della loro folla tumultuosa, del loro fracasso, nulla della loro magnificenza. Giunge il tempo, il giorno s'avvicina, chi compra non si rallegri, chi vende non si dolga, perché un'ira ardente sovrasta a tutta la loro moltitudine. Poiché chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto, anche se fosse tuttora in vita, poiché la visione contro tutta la loro moltitudine non sarà rivocata e nessuno potrà col suo peccato mantenere la propria vita. Suona la tromba, tutto è pronto, ma nessuno va alla battaglia, poiché l'ardore della mia ira sovrasta a tutta la loro moltitudine di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morrà per la spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste, e quelli di loro che riusciranno a scampare, staranno su per i monti come delle colombe delle valli, tutti quanti gemendo, ognuno per la propria iniquità. Tutte le mani diverranno fiacche, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua, e si cingeranno di sacchi, e lo spavento sarà la loro coperta. La vergogna sarà su tutti i volti, e avranno tutti il capo rasato, e getteranno il loro argento per le strade, e il loro oro sarà per essi un'immondezza. Il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore dell'Eterno, non potranno saziare la loro fame né empire le loro viscere, poiché furono quelli la pietra d'intoppo per cui caddero nella loro iniquità. La bellezza dei loro ornamenti era per loro fonte d'orgoglio, e ne han fatto delle immagini delle loro abominazioni e delle loro divinità esacrande. Perciò io farò che siano per essi una cosa immonda, e abbandonerò tutto come preda in man degli stranieri e come bottino in man degli empi della terra che lo profaneranno. E stornerò la mia faccia da loro, e i nemici profaneranno il mio intimo santuario, dei furibondi entreranno in Gerusalemme e la profaneranno. Prepara le catene, poiché questo paese è pieno di delitti e di sangue, e questa città è piena di violenza». Ed io farò venire le più malvagie delle nazioni che si delle loro case, farò venir me con la superbia dei potenti, e i loro santuari saranno profanati. Viene la rovina. Essi cercheranno la pace, ma non ve ne sarà alcuna. Verrà calamità su calamità, allarme sopra allarme. Essi chiederanno delle visioni al profeta, e la legge mancherà ai sacerdoti, e il consiglio agli anziani. E il re farà cordoglio, e il principe si rivestirà di desolazioni, e le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, e li giudicherò secondo che meritano, e conosceranno che io sono l'Eterno. Ezechiele capitolo ottavo. E il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, avvenne che... Mentre io stava seduto in casa mia, e gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza, la mano del Signore, dell'Eterno, cadde quivi su me. Io guardai, ed ecco una figura d'uomo che aveva l'aspetto del fuoco, dai fianchi in giù pareva di fuoco, e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente come di terzo rame. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli, e lo Spirito mi sollevò fra terra e cielo, e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era posto l'idolo della gelosia che eccita a gelosia. Ed ecco che qui vi era la gloria dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, come nella visione che aveva avveduta nella valle. Ed egli mi disse, figlio il Duomo, alza ora gli occhi verso il settentrione. Ed io alzai gli occhi verso il settentrione, ed ecco che al settentrione della porta dell'altare, all'ingresso, stava quell'idolo della gelosia. Ed egli mi disse, figlio il Duomo, vedi tu quello che costoro fanno? le grandi abominazioni che la casa d'Israele commette qui, perché io m'allontani dal mio santuario? Ma tu vedrai ancora delle più grandi abominazioni. Ed egli mi condusse all'ingresso del cortile, io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse, figlio d'uomo, adesso fora il muro, e quando io ebbi forato il muro, ecco una porta. Ed egli mi disse entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettano qui. Io entrai e guardai ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro attorno ad esso. E settanta fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era già Asania figliolo di Shafan, Stavano in piedi davanti a quelli, avendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo d'una nuvola d'incenso. Ed egli mi disse, figliuolo duomo, tu hai visto quello che gli anziani della casa d'Israele fanno nelle tenebre, e ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Poiché dicono, l'Eterno non ci vede, l'Eterno ha abbandonato il paese». Poi mi disse, tu vedrai ancora altre più grandi abominazioni che costoro commettano. E mi menò all'ingresso della porta della casa dell'Eterno che è verso il settentrione. Ed ecco, qui vi sedevano delle donne che piangevano. Tamus. Ed egli mi disse, hai tu visto figlio Duomo? Tu vedrai ancora delle abominazioni più grandi di queste. E mi menò nel cortile della casa dell'Eterno, ed ecco, all'ingresso del tempio dell'Eterno, fra il portico e l'altare, circa venticinque uomini, che voltavano le spalle alla casa dell'Eterno e la faccia verso l'Oriente, e si prostravano verso l'Oriente davanti al sole. Ed egli mi disse, «Hai visto, figlio d'uomo? Duomo? Egli è poca cosa per la casa di Giuda di commettere le abominazioni che commette qui?» perché abbia anche a riempire il paese di violenza e a tornar sempre a provocarmi ad ira ed ecco che s'accostano il ramo al ramo e anch'io agirò come furore d'occhio mio non li risparmirà ed io non avrò pietà e per quanto gridino ad alta voce ai miei orecchi io non darò loro ascolto Ezechiele capitolo 9 poi gridò ad alta voce ai miei orecchi dicendo Vate accostare quelli che debbano punire la città, e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. E in mezzo allora stava un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. E vennero a mettersi a fianco dell'altare di rame. E la gloria dell'iddio di Israele si alzò di sul cherubino sul quale stava, e andò verso la soglia della casa. E l'Eterno chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il corno da scrivano alla cintura, e gli disse, Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini, che sospirano e che gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo di lei. E agli altri disse, in modo che iontesi, passate per la città dietro a lui, e colpite il vostro occhio non risparmi alcuno, e siate senza pietà. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno, e cominciate dal mio santuario. Ed essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa, e poi egli disse loro, contaminate la casa ed empite di morti cortili. Uscite. E quelli uscirono e andarono colpendo per la città. E come essi colpivano, ed io ero rimasto solo, caddi sulla mia faccia e gridai, Ahimè, Signore Eterno, distruggerai tu tutto ciò che rimane d'Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Ed egli mi rispose l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è oltremondo grande il paese è pieno di sangue e la città è piena di prevaricazioni, poiché dicono l'Eterno ha abbandonato il paese e l'Eterno non vede nulla. E perciò anche l'occhio mio non risparmierà nessuno, io non avrò pietà e farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ed ecco, l'uomo vestito di lino che aveva il corno dello scrivono alla cintura, venne a fare il suo rapporto dicendo, Ho fatto come tu mai comandato. Ezechiele capitolo decimo Io guardai. Ed ecco sulla distesa sopra il capo dei cherubini v'era come una pietra di zaffiro, si vedeva come una specie di trono che stava sopra loro. E l'Eterno parlò all'uomo vestito di lino e disse, va fra le ruote sotto i cherubini, empiti le mani di carboni ardenti tolti di fra i cherubini e spargeli sulle città. Ed egli v'andò in mia presenza. Ora i cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò là, e la nuvola riempì il cortile interno. E la gloria dell'Eterno s'alzò di sui cherubini, muovendo verso la soglia della casa, e la casa fu ripiena della nuvola e il cortile fu ripieno dello splendore della gloria dell'Eterno. E il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce dell'Iddio Onnipotente quando egli parla. E quando l'Eterno ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere del fuoco di fra le ruote che sono tra i cherubini, quegli venne a fermarsi presso una delle ruote. E uno dei cherubini stese la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco che era fra i cherubini, ne prese e lo mise nelle mani dell'uomo vestito di lino che lo ricevette. Ed egli uscì. Ora, ai cherubini... Si vedeva una forma di mano d'uomo sotto le ali e io guardai ed ecco quattro ruote presso i cherubini una ruota presso ogni cherubino e le ruote avevano l'aspetto d'una pietra di crisolito e a vederle tutte e quattro avevano una medesima forma come se una ruota passasse attraverso l'altra quando si muovevano si muovevano dai loro quattro lati, e muovendosi non si voltavano, ma seguivano la direzione del luogo verso il quale guardava il capo, e andavano, e non si voltavano, e tutto il corpo dei cherubini, i loro dossi, le loro mani, le loro ali, come pure le ruote, le ruote di quelli, e quattro, erano pieni d'occhi tutti intorno, e udì che le ruote erano chiamate il turbine, ed ogni cherubino aveva quattro facce. La prima faccia era la faccia di Cherubino, la seconda faccia una faccia d'uomo, la terza una faccia di leone, la quarta una faccia d'aquila. E i Cherubini si alzarono. Erano gli stessi esseri viventi che avevo veduti presso il fiume Chebar. E quando i Cherubini si muovevano, anche le ruote si muovevano a lato a loro. E quando i Cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra, anche le, ru le ruote non deviavano da presso a loro. E quando quelli si fermavano, anche queste si fermavano. Quando quelli si innalzavano, anche quelle si innalzavano con loro, perché lo spirito degli esseri viventi era in esse. E la gloria dell'Eterno si partì di sulla soglia della casa e si fermò sui cherubini. E i cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra, e io li vidi partire con le ruote al lato a loro. Si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa dell'Eterno. E la gloria Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Erano gli stessi esseri viventi che avevo veduto sotto l'Idio di Israele presso il fiume Chebar, e riconobbi che erano i cherubini. Ognuno d'essi aveva quattro facce, ognuno quattro ali, e sotto le loro ali appariva la forma di mani d'uomo, e quando all'aspetto delle loro facce erano le facce che avevo veduto presso il fiume Chebar erano gli stessi aspetti i medesimi cherubini ognuno andava dritto davanti a sé Ezechiele capitolo undicesimo poi lo spirito mi levò in alto e mi menò alla porta orientale della casa dell'Eterno che guarda verso Levante ed ecco all'ingresso della porta venticinque uomini e in mezzo ad esso vidi Iazzania figliolo di Azur e Pelatia, figliuolo di Benaia, capi del popolo. E l'Eterno mi disse, Figliuolo d'uomo, questi sono gli uomini che meditano l'iniquità e danno cattivi consigli in questa città. Essi dicono, il tempo non è così vicino, edifichiamo pur case. Questa città è la pentola e noi siamo la carne. Perciò profetizza contro di loro, profetizza, figliuolo d'uomo. E lo Spirito dell'Eterno cadde su di me e mi disse, «Di, così parla l'Eterno. Voi parlate a quel modo, casa d'Israele, di e io conosco le cose che vi passano per la mente. Voi avete moltiplicato i vostri omicidi in questa città e ne avete riempite ed uccisi le strade. Perciò così parla il Signore l'Eterno. I vostri morti che avete stesi in mezzo a questa città sono la carne, e la città è la pentola». Ma voi ne sarete tratti fuori. Voi avete paura della spada, e io farò venire su di voi la spada, dice il Signore l'Eterno. Io vi trarrò fuori dalla città e vi darò in mano di stranieri ed eseguirò su di voi i miei giudizi. Voi cadrete per la spada, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Questa città. Non sarà per voi una pentola, e voi non sarete in mezzo alle lacarne. Io vi giudicherò sulle frontiere di Israele, e voi conoscerete che io sono l'Eterno del quale non avete seguito le prescrizioni, né messe in pratica le leggi, ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Ora avvenne che, come io profetavo a Peratia figliolo di Benaia, egli morì. E io mi gettai con la faccia a terra e gridai ad alta voce Ahimè, Signore eterno, farai tu una completa distruzione di quelli che rimane d'Israele? E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini Figliuoli d'uomo, i tuoi fratelli, i tuoi fratelli, gli uomini del tuo parentato e tutta quanta la casa d'Israele son quelli ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto Statevene lontani dall'Eterno. A noi è dato il possesso del paese. Perciò di, così parla il Signore l'Eterno. Benché io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi fra i paesi, io sarò per loro, per qualche tempo, un santuario nei paesi dove sono. Perciò di, così parla il Signore l'Eterno. Io vi raccoglierò di fra i popoli e vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò il suolo di Israele. E quelli vi verranno e ne torranno via tutte le cose esacrande e tutte le abominazioni. E io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, torrò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. Perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettino in pratica, ed essi saranno il mio popolo, ed io sarò il loro Dio. Ma quanto a quelli il cui cuore segue l'effetto che hanno alle loro cose, esacrande e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore l'Eterno. Poi, i cherubini spiegarono le loro ali, e le ruote si mossero al lato a loro, e la gloria dell'Idio d'Israele stava su loro in alto, e la gloria dell'Eterno si innalzò di sul mezzo della città, e si fermò sul monte che è d'oriente della città, e lo Spirito mi trasse in alto e mi menò in caldea presso quelli che erano in cattività in visione e mediante lo Spirito di Dio, e la visione che aveva avuta scomparve dinanzi a me. Ed io riferì a quelli che erano in cattività tutte le parole che l'Eterno m'aveva dette in visione. Ezechiele capitolo dodicesimo La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio Duomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere e non vede, orecchi per udire e non ode perché è una casa ribelle. Perciò figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza come se tu andassi in esilio. Parti in loro presenza dal luogo dove tu sei per un altro luogo. Forse vi porranno mente, perché sono una casa ribelle. Mettiti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio simile a quello di chi va in esilio, poi la sera esci tu stesso in loro presenza come fanno quelli che vanno esuli. Fa in loro presenza un foro nel muro e porta fuori per esso il tuo bagaglio. Portalo sulle spalle in loro presenza, portalo fuori quando farà buio. Copriti la faccia per non vedere la terra perché io faccio di te un segno per la casa di Israele. E io faccio così come m'era stato comandato. Trassi fuori di giorno il mio bagaglio, bagaglio di esiliato, e sulla sera feci con le mie mani un foro nel muro, e quando fu buio, portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle in loro presenza. E la mattina la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio il d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non t'ha ella ha detto cosa fai? Di loro. Così parla il Signore l'Eterno. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io così sarà fatto a loro, essi andranno in esilio, in cattività. Il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire. Di lì egli si coprirà la faccia per non vedere coi suoi occhi la terra, e io stenderò su di lui la mia rete, ed egli sarà preso nel mio laccio, lo menerò a Babilonia nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà e qui vi morrà. E io disperderò a tutti i venti quelli che ho circondato per aiutarlo, e tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro di loro. Ed essi conosceranno che io sono l'Eterno quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame e dalla peste, affinché narrino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti e conosceranno che io sono l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio Duomo, mangia il tuo pane con tremore, e bevi la tua acqua con trepidanze ed ansietà. E di al popolo del paese, così parla il Signore l'Eterno riguardo agli abitanti di Gerusalemme, nella terra di Israele. Mangeranno il loro pane con ansietà, e berranno la loro acqua con desolazione, perché il loro paese sarà desolato, spogliato, di tutto ciò che contiene, a motivo della violenza di tutti quelli che l'abitano. Le città abitate saranno ridotte in rovine, e il Paese sarà desolato, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite I giorni si prolungano ed ogni visione è venuta meno? Perciò di loro così parla il Signore l'Eterno. Io farò cessare questo proverbio, e non lo si ripeterà più in Israele di loro, invece i giorni si avvicinano e si avvicina l'avveramento d'ogni visione. Poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele, poiché io sono l'Eterno, qualunque sia la parola che avrò detta, ella sarà messa ad effetto e non sarà più differita poiché nei vostri giorni, o casa ribelle, io pronunzierò una parola e la metterò ad effetto, dice il Signore l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio il d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono, la visione che costui contempla concerne lunghi giorni a venire, ed egli profetizza per dei tempi lontani. Perciò di loro, così parla il Signore l'Eterno. Nessuna delle mie parole sarà più differita, la parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele, capitolo tredicesimo La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figliolo Duomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetano, e di a quelli che profetano di loro senno. Ascoltate la parola dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno, guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno vedute. O Israele, i tuoi profeti sono state come volpi tra le rovine. Voi non siete saliti alle brecce e non avete costruito riparo intorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno dell'Eterno. Hanno delle visioni vane, delle divinazioni menzioniere, costoro che dicono l'Eterno ha detto. Mentre l'Eterno non li ha mandati, e sperano che la loro parola s'adempirà. Non avete voi delle visioni vane, e non pronunziate voi divinazioni menzioniere, quando dite, L'Eterno ha detto, ed io non ho parlato? Perciò così parla il Signore l'Eterno. Poiché proferite cose vane, e avete visioni menzioniere, eccomi contro di voi, dice il Signore l'Eterno. La mia mano sarà contro i profeti delle visioni vane e delle divinazioni menzioniere. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa d'Israele, e non entreranno nel paese d'Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore l'Eterno». Già che, sì, giacché sviano il mio popolo dicendo pace quando non v'è alcuna pace e giacché quando il popolo edifica un muro ecco che costoro lo intonacano di Malta che non regge. Dì a quelli che lo intonaco di Malta che non regge, esso cadrà. Verrà una pioggia scrosciante e voi pietre di grandine cadrete e si scatenerà un vento impetuoso ed ecco quando il muro cadrà. Non vi si dirà egli dov'è la malta con cui l'avete intonacato? Perciò così parla il Signore l'Eterno. Io, nel mio furore, farò scatenare un vento impetuoso, e nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante e nella mia indignazione delle pietre di grandine esterminatrice. E demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge lo rovescerò a terra e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto ed esso cadrà e voi sarete distrutti in mezzo alle sue rovine e conoscerete che io sono l'eterno. Così sfogherò il mio furore su quelli del muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge e vi dirò il muro non è più e quelli che lo intonacavano non sono più. Cioè, i profeti d'Israele, che profetavano riguardo a Gerusalemme, hanno per lei delle visioni di pace, benché non vi sia pace alcuna, dice il Signore l'Eterno. E tu, figlio d'uomo, volgi la faccia verso le figliuole del tuo popolo, che profetano di loro sentimento, e profetizza contro di loro, e di: Così parla il Signore l'Eterno, guai alle donne che cuociono dei cuscini per i loro gomiti fanno dei guanciali per le loro teste d'ogni altezza per prendere le anime al laccio vorreste voi prendere al laccio le anime del mio popolo e salvare le vostre proprie anime voi mi profanate fra il mio popolo per delle manate d'orso e per dei pezzi di pane facendo morire le anime che non dovevano morire e facendo vivere le anime che non dovevano vivere mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne. Perciò, così parla il Signore l'Eterno, eccomi ai vostri cuscini, coi quali voi prendete le anime all'accio come uccelli. Io ve li strapperò dalle braccia, e lascerò andare le anime, le anime che voi prendete laccio come gli uccelli. Strapperò pure i vostri guanciali, libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sarà più nelle vostre mani per caderne nei lacci, e voi saprete che io sono l'Eterno, poiché avete contristato il cuore del giusto con delle menzogne quando io non lo contristavo, e avete fortificate le mani dell'Empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita. Voi non avrete più visioni vane, e non praticherete più la divinazione, e io libererò il mio popolo dalle vostre mani, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Ezechiele capitolo quattordici: or vennero a me alcuni degli anziani d'Israele, e si sedettero davanti a me. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: Figlio il d'uomo questi uomini hanno innalzato i loro idoli nel loro cuore e si sono messi davanti l'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? Perciò parli di loro. Così dice il Signore l'Eterno. Chiunque della casa di Israele innalza i Suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta, io, l'Eterno, gli risponderò come si merita per la moltitudine dei Suoi idoli, al fin di prendere per il loro cuore quelli della casa d'Israele che si sono alienati da me tutti quanti per i loro idoli. Perciò di alla casa d'Israele, così parla il Signore l'Eterno. Tornate, ritraetevi dai vostri idoli, storniate le vostre facce da tutte le vostre abominazioni, poiché a chiunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano in Israele si separa da me, innalzo i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta per consultarlo per suo mezzo? Risponderò io, l'Eterno, da me stesso. Io volgerò la mia faccia contro quell'uomo, ne farò un segno e un proverbio e lo sterminerò di mezzo al mio popolo. E voi conoscerete che io sono l'Eterno. E se il profeta si lascia sedurre e dice qualche parola, io l'Eterno son quelli che avrò sedotto quel profeta e stenderò la mia mano contro di lui e lo distruggerò di mezzo al mio popolo Israele. E ambedue porteranno la pena della loro iniquità. La pena del profeta sarà pari alla pena di colui che lo consulta, affinché quelli della casa di Israele non vedano più errando lungi da me e non si contaminano più con delle loro trasgressioni, e siano invece il mio popolo e io sia il loro Dio, dice il Signore l'Eterno. E la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini. Figliuolo Duomo, se un paese peccasse contro di me commettendo qualche prevaricazione, e io stendessi la mia mano contro di lui e gli spezzassi il sostegno del pane e gli mandassi contro la fame e ne sterminassi uomini e bestie, e in mezzo ad esso si trovasse questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, questi non salverebbero che le loro persone per la loro giustizia, dice il Signore l'Eterno. Se io facessi passare per quel paese delle male bestie che lo spopolassero, sì che esso rimanesse un deserto dove nessuno passasse più a motivo di quelle bestie. Se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, essi non salverebbero né figliuoli né figliuole, essi soltanto sarebbero salvati, ma il paese rimarrebbe desolato. O se io facessi venire la spada contro quel paese e dicessi passi la spada per il paese in guisa che ne sterminasse uomini e bestie. Se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini, com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, essi non salverebbero né figliuoli né figliuole, ma essi soltanto sarebbero salvati. O se contro quel paese mandassi la peste, e riservassi su esso il mio furore fino al sangue per sterminare uomini e bestie, se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele e Giobbe, non è, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, essi non sarebbero né figliuoli né figliuole, non salverebbero nelle loro persone per la loro giustizia, poiché così parla il Signore l'Eterno. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi, la spada, la fame, le male bestie e la peste per sterminare uomini e bestie. Ma ecco ne scamperà un residuo de figliuoli e delle figliuole che saranno menati fuori, che giungeranno a voi e di cui vedrete la condotta e le azioni. E allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme e di tutto quello che faccio venire su di lei. Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro azioni e riconoscerete che, non senza ragione, io faccio quello che faccio contro di lei, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele, capitolo quindicesimo. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: Figlio al Duomo, il legno della vite, cos'è egli più di qualunque altro legno? Che cos'è il tralcio? che è fra gli alberi della foresta? Se ne può egli prendere il legno per farne un qualche lavoro? Si può egli trarne un cavicchio da appendervi un qualche oggetto? Ecco, esso è gettato nel fuoco perché si consumi, il fuoco ne consuma i due capi e il mezzo si carbonizza. E egli atto a farne qualche cosa? Ecco, mentre era intatto non se ne poteva fare alcun lavoro». Quanto meno se ne potrà fare qualche lavoro quando il fuoco l'abbia consumato o carbonizzato. Perciò così parla il Signore l'Eterno, come è fra gli alberi della foresta e il legno della vite che io destino al fuoco perché lo consumi, così farò degli abitanti di Gerusalemme. Io volgerò la mia faccia contro di loro, dal fuoco sono usciti e il fuoco li consumerà, e riconosceranno che io sono l'Eterno quando avrò volto la mia faccia contro di loro, e renderò il paese desolato perché hanno agito in modo infedele, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele capitolo sedicesimo La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio al Duomo, fa conoscere a Gerusalemme le sue abominazioni, e di, così parla il Signore l'Eterno a Gerusalemme. Per la tua origine e per la tua nascita sei del paese del Cananeo. Tuo padre era un Amoreo e tua madre un'Itea. Quanto alla tua nascita, il giorno che nascesti l'ombelico non ti fu tagliato, non fosti lavata con acqua per nettarti, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata. Nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, avendo compassione di te, ma fosti gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti per disprezzo che si aveva di te. Ed io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi Vivi, tu che sei nel sangue, e ti ripetei, vivi, tu che sei nel sangue. Io ti farò moltiplicare per miriadi come il germe nei campi. E tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza, il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Io ti passai accanto, ti guardai ed ecco il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori. Io stesi su di te il lembo della mia veste e copersi la tua nudità. Ti feci un giuramento, fermai un patto con te, dice il Signore l'Eterno, e tu fosti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso, e ti unsi con olio, ti misi delle veste ricamate, dei calzari di pelle e di tasso, ti cinzi il capo di lino fino, ti ricopersi di seta. Ti fornì d'ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi un anello al naso e dei pendenti degli orecchi, e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro, d'argento, e fosti vestita di lino fino, di sete e di ricami, e tu mangiasti fior di farina e miele d'olio, e divenisti sommamente bella, e giungesti fino a regnare. E la tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza, poiché essa era perfetta, avendoti io coperta della mia magnificenza, dice il Signore l'Eterno. Ma tu confidasti nella tua bellezza e ti prostituisti in grazia della tua fama e prodigasti le tue prostituzioni ad ogni passante e a chi voleva. Tu prendesti delle tue vesti e ti facesti degli alti luoghi parati di vari colori, e qui vi ti prostituisti, cose tali che non ne avvennero mai e non ne avverranno più. Prendesti pure i tuoi bei gioielli fatti del mio oro e del mio argento che io ti avevo dati e te ne fecesti delle immagini d'uomo e ad esse ti prostituisti e prendesti le tue vesti ricamate e ne ricopristi quelle immagini dinanzi alle quali tu ponesti il mio olio e il mio profumo. Parimente il mio pane che t'avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele con cui ti nutrivo, tu li ponesti davanti a loro come un profumo di soave odore. Questo si fece, dice il Signore l'Eterno. Prendesti inoltre i tuoi figliuoli e le tue figliuole che mi avevi partoriti e li offristi loro in sacrificio perché li divorassero. Non bastavano esse le tue prostituzioni, perché tu avessi anche a scannare mie figliuole e a darle loro facendoli passare per il fuoco. E in mezzo a tutte le tue abominazioni e le tue prostituzioni, non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza quando eri nuda, scoperta e ti dibattevi nel sangue. Ora, dopo tutta la tua malvagità, guai Guai a te, dice il Signore l'Eterno, ti sei costruita un bordello, e ti sei fatto un alto luogo in ogni piazza pubblica, hai costruito un alto luogo in ogni capo di strada, hai reso abominevole la tua bellezza, ti sei offerta ad ogni passante, ed hai moltiplicato le tue prostituzioni. Ti sei pure prostituita agli egiziani i tuoi vicini, dalle membra vigorose, e hai moltiplicato le tue prostituzioni per provocarmi ad ira. Perciò ecco, io ho steso la mia mano contro di te, ho diminuito la provisione che t'avevo fissata, e t'ho abbandonato in balia delle figliuole dei filistei, che todiano e hanno vergogna della tua condotta scellerata. Non sazi ancora, ti sei pure prostituita agli assiri». Ti sei prostituita a loro, e neppure allora sei stata sazia, e hai moltiplicato le tue prostituzioni col paese di Canaan fino a Caldea, e neppure con questo sei stata sazia. Com'è vile il tuo cuore, dice il Signore l'Eterno, a ridurti a fare tutte queste cose, che sfacciata prostituta. Quando ti costruivi il bordello ad ogni capo di strada e ti facevi gli alti luoghi in ogni piazza pubblica, tu non eri come una prostituta, già che sprezzavi il salario, ma come una donna adultera che riceve gli stranieri invece del suo marito. A tutte le prostitute si danno dei regali, ma tu hai fatto dei regali a tutti. Tu hai fatto regali a tutti i tuoi manti e li hai sedotti con dei doni perché venissero da te da tutte le parti per le tue prostituzioni. Con te, nelle tue prostituzioni, è avvenuto il contrario delle altre donne, giacché non eri tu la sollecitata, in quanto tu pagavi invece d'esser pagata, facevi il contrario delle altre. Perciò, o oh prostituta, ascolta la parola dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno poiché il tuo denaro è stato dissipato, e la tua nudità è stata scoperta nelle tue prostituzioni coi tuoi amanti e a motivo di tutti i tuoi idoli abominevoli e a cagione del sangue dei tuoi figliuoli che hai dato loro, ecco io radunerò tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa gradita. E tutti quelli che hai amati insieme a quelli che hai odiati li radunerò da tutte le parti contro di te, e scoprirò davanti a loro la tua nudità, ed essi vedranno tutta la tua nudità. Io ti giudicherò alla stregua delle donne che commettono adulterio e spandono il sangue, e farò che il tuo sangue sia sparso dal furore e dalla gelosia. E ti darò nelle loro mani. Ed essi abbandoneranno il tuo bordello e ti distruggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno delle tue vesti. Ti prederanno dei bei gioielli, ti lasceranno nuda e scoperta, e faranno salire contro di te una folla, e ti lapideranno, e ti trafiggeranno con le loro spade, daranno alle fiamme le tue case, faranno giustizia di te nel cospetto di molte donne, ed io ti farò cessar dal far la prostituta, e tu non pagherai più nessuno. Così, io sfogherò il mio furore su di te, e la mia gelosia si stornerà da te, ma queterò e non sarò più adirato, poiché tu non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza e mai provocato ad ira con tutte queste cose. Ecco, anch'io ti farò ricadere sul capo la tua condotta, dice il Signore l'Eterno, e tu non aggiungerai altri delitti a tutte le tue abominazioni. Ecco. Tutti quelli che usano proverbi faranno di te un proverbio e diranno qual è la madre, tale è la figlia. Tu sei figliuola di tua madre, che ebbe a seguito il suo marito e i suoi figlioli, e sei sorella delle tue sorelle che ebbero a sdegno i loro mariti e i loro figlioli. Vostra madre era un'Itea, e vostro padre un amoreo. La tua sorella maggiore che si sta a sinistra è Samaria, con le sue figliuole la tua sorella minore che ti sta a destra è Sodoma, con le sue figliuole e tu non soltanto hai camminato nelle loro vie e commesso le stesse loro abominazioni che erano troppo poco, ma in tutte le tue vie ti sei corrotta più di loro. Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, Sodoma, la tua sorella e le sue figliuole non hanno fatto quel che avete fatto, tu e le tue figliuole. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio dell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non ostentavano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose». E commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vi ciò. E Samaria non ha commesso la metà dei tuoi peccati, tu hai moltiplicato le tue abominazioni più che l'una e l'altra, e hai giustificato le tue sorelle con tutte le abominazioni che hai commesse. Anche tu porti il vituperio che hai inflitto alle tue sorelle. Con i tuoi peccati ti sei resa più abominevole di loro ed esse non più giusti di te tu pure dunque vergognati e porta il tuo vituperio poiché tu hai giustificato le tue sorelle io farò tornare dalla cattività quelli che là si trovano di Sodoma e delle sue figliuole quelli di Samaria e delle sue figliuole e quelli dei tuoi che sono in mezzo ad essi affinché tu porti il tuo vituperio che tu senta l'onta di tutto quello che hai fatto e sii così il loro di conforto. La tua sorella Sodoma e le sue figliuole torneranno nella loro condizione di prima. Samaria e le sue figliuole torneranno nella loro condizione di prima. E tu e le tue figliuole tornerete nella vostra condizione di prima. Sodoma, la tua sorella, non era neppur mentovata dalla tua bocca nei giorni della tua superbia, prima che la tua malvagità fosse messa a nudo, come avvenne quando fosti oltraggiata dalle figliuole della Siria e da tutti i paesi circonvicini, dalle figliuole dei Filistei che ti insultavano da tutte le parti. Tu porti alla tua volta il peso della tua scelleratezza e delle tue abominazioni, dice l'Eterno, poiché così parla il Signore l'Eterno, io farò a te come hai fatto tu, chi hai sprezzato il giuramento infrangendo il patto. Non di meno, io mi ricorderò del patto che fermai te con i giorni della tua giovinezza e stabilirò per te un patto eterno, e tu ti ricorderai della tua condotta e ne avrai vergogna quando riceverai le tue sorelle, quelle che sono più grandi e quelle che sono più piccole di te, e io te le darò per figliuole, ma non in virtù del tuo patto». E io fermerò il mio patto con te, e tu conoscerai che io sono l'Eterno, affinché tu ricordi e tu arrossisca, e tu non possa più aprir bocca dalla vergogna quando io t'avrò perdonato tutto quello che hai fatto, dice il Signore, l'Eterno. E Ezechiele, capitolo diciassettesimo E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, Figlio il duomo, proponi un enigma e narra una parabola alla casa di Israele, e di: Così parla il Signore l'Eterno. Una grande aquila dalle ampie ali e dalle lunghe penne coperta di piume di svariati colori venne al Libano e tolse la cima a un cedro e ne spiccò il più alto dei ramoscelli. E lo portò in un paese di commercio e lo mise in una città di mercanti. Poi presi un germoglio del paese e lo mise in un campo di sementa e lo collocò presso acque abbondanti e lo piantò a guisa di magnolo. Esso crebbe e diventò una vite estesa di pianta bassa in modo da avere i suoi tralci volti verso l'aquila e le sue radici sotto di lei. Così diventò una vite che fece dei pampini e mise dei rami. Ma c'era un'altra grande aquila dalle ampie ali e dalle piume abbondanti. Ed ecco che questa vite volse le sue radici verso di lei e dal suolo dove era piantata stese verso l'aquila i suoi tralci perché essa l'anafiasse. Or essa era piantata in un buon terreno, presso acque abbondanti, in modo da poter mettere dei rami e portar frutto, e divenire una vite magnifica. D. Così parla il Signore l'Eterno. Può essa prosperare? La prima aquila non svellerà essa le sue radici? E non taglierà essa via i suoi frutti sì che si secchi e si secchino tutte le giovani foglie che metteva? Né ci sarà bisogno di molta forza né di molta gente per svellarla dalle radici. Ecco, essa è piantata, prospererà, non si seccherà essa del tutto da che l'avrà toccato il vento d'Oriente, seccherà sul suolo dove ha germogliato. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini di dunque a questa casa ribelle non sapete voi che cosa vogliono dire queste cose di loro ecco il re di Babilonia è venuto a Gerusalemme ne ha preso il re e i capi e li ha menati con sé a Babilonia poi ha preso uno del sangue reale ha fermato un patto con lui e gli ha fatto prestare giuramento e ha preso pure gli uomini potenti del paese perché il regno fosse tenuto basso senza potersi innalzare e quelli osservasse il patto fermato con lui per poter sussistere. Ma il nuovo re si è ribellato contro di lui e ha mandato i suoi ambasciatori in Egitto perché gli fossero dati cavalli e gran gente. Colui che fa tali cose potrà prosperare, scamperà, ha rotto il patto e scamperebbe. Come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, nella residenza stessa di quel re che l'aveva fatto re e verso il quale non ha tenuto il giuramento fatto, né ha osservato il patto concluso, vicino a lui, in mezzo a Babilonia, egli morrà. Faraone non andrà col suo potente esercito e con gran gente a soccorrerlo in guerra, quando si eleveranno dei bastioni e si costruiranno delle torri per sterminare gran numero di uomini. Egli ha violato il giuramento infrangendo il patto, eppure aveva dato la mano. Ha fatto tutte queste cose e non scamperà. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Come è vero che io vivo il mio giuramento che gli ha violato, il mio patto che gli ha infranto, io glieli farò ricadere sul capo. Io stenderò su lui la mia rete ed egli rimarrà preso nel mio laccio. Io lo menerò a Babilonia e qui vi entrerò in giudizio con lui per la perfidia di cui si è reso colpevole verso di me. E tutti i fuggiaschi delle sue schiere cadranno per la spada, e quelli che rimarranno saranno dispersi a tutti i venti, e voi conoscerete che io l'Eterno son quelli che ho parlato. Così dice il Signore l'Eterno. Ma io prenderò l'alta vetta del cedro e la porrò in terra. Dai più ele elevati dei suoi giovani rami spiccherò un tenero ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto ed eminente. Lo pianterò sull'alto monte di Israele ed esso metterà rami, porterà frutto e diventerà un cedro magnifico. Gli uccelli d'ogni specie faranno sotto di lui la loro dimora, faranno la loro dimora all'ombra dei suoi rami, e tutti gli alberi della campagna sapranno che io, l'eterno, son quelli che ho abbassato dall'albero che era su in alto, e ho innalzato l'albero che era giù in basso, e che ho fatto seccare l'albero verde, e che ho fatto germogliare l'albero secco. Io, l'eterno, l'ho detto e lo farò. Ezechiele capitolo diciottesimo. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Perché dite nel paese d'Israele questo proverbio I padri hanno mangiato l'agresto e ai figliuoli s'allegano i denti? Come vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno. Non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le anime sono mie, e mia tanto l'anima del padre quanto quella del figlio. L'anima che pecca sarà quella che morrà. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non s'accosta a donna mentre è impura, se non opprime alcuno, se rende al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti l'ignudo, e se non presta interesse e non dà ad usura, se ritrae la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra l'uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni operando con fedeltà, Quel tale è giusto, certamente egli vivrà, dice il Signore l'Eterno. Ma se ha generato un figliuolo che è un violento e che spande sangue e fa al suo fratello qualcuna di queste cose, cose che il padre non commette affatto, e mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo e opprime l'afflitto e il povero e commette rapine e non rende il pegno, alza gli occhi verso gli idoli e fa delle abominazioni presta interesse e dà ad usura questo figlio vivrà egli no non vivrà egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte il suo sangue ricadrà su lui ma ecco che questi ha generato un figliuolo il quale avendo avuto tutti i peccati che suo padre ha commesso vi può mente e non fa tali cose non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, non opprime alcuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti l'ignudo, non fa pesare le mani sul povero, non prende interesse né usura, osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi. Questo figliuolo non morrà per l'iniquità del suo padre, egli certamente vivrà. Suo padre, siccome è stato un oppressore, e ha commesso rapine e danno al fratello, e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo, ecco che muore per la sua iniquità. Che se diceste, perché il figliuolo non porta l'iniquità del padre? Egli è perché quel figliuolo pratica l'equità e la giustizia, osserva tutte le mie leggi e le mette in effetto. Certamente egli vivrà. L'anima che pecca è quella che morrà. Il figliuolo non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figliuolo. La giustizia del giusto sarà sul giusto e l'impietà dell'empio sarà sull'empio. E se l'empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà e non morrà. Nessuna delle trascrezioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui, per la giustizia che pratica, egli vivrà. Provo io forse piacere se l'empio muore, dice il Signore l'Eterno? Non ne le provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? E se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato per la prevaricazione di cui si è reso colpevole e per il peccato che ha commesso e per tutto questo morrà. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, o casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non son rette? Se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità, è per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. E se l'empio si ritrae dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, farà vivere l'anima sua. Se ha cura di ritrarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morrà. Ma la casa di Israele dice, la via del Signore non è retta. «Son proprio le mie vie quelle che non son rette, o casa d'Israele? Non son piuttosto le vie vostre quelle che non son rette? Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le vie sue, o casa d'Israele, dice il Signore l'Eterno. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni, e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità». Gettate lungi da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, e fatevi un cuor nuovo e uno spirito nuovo. E perché morreste, o casa di Israele? Poiché io non ho alcun piacere nella morte di colui che muore, dice il Signore l'Eterno. Convertitevi dunque, e vivete. Ezechiele capitolo diciannovesimo e tu pronuncia una lamentazione sui principi d'Israele di Che cos'era tua madre? Una leonessa, fra i leoni stava accovacciata in mezzo a leoncelli e allevava i suoi piccini. Allevò uno dei suoi piccini, il quale divenne un leoncello, imparò a sbranar la preda e divorò gli uomini. Ma le nazioni ne sentirono parlare, ed e fu preso nella loro fossa, lo menarono con dei raffi alle mascelle nel paese d'Egitto. E quando ella vide che aspettava in vano e la sua speranza era delusa, prese un altro dei suoi piccini e ne fece un leoncello. Questo andava e veniva fra i leoni e divenne un leoncello, imparò a sbranar la preda e divorò gli uomini, devastò i loro palazzi, desolò le loro città, il paese con tutto quello che conteneva fu atterrito al rumore dei suoi rugiti». Ma da tutte le province all'intorno le nazioni gli diedero addosso, gli, gli tessero contro delle reti e fu preso nella loro fossa. Lo misero in una gabbia con dei raffi alle mascelle e lo menarono al re di Babilonia, lo menarono in una fortezza perché la sua voce non fosse più udita sui monti d'Israele. Tua madre era come te simile a una vigna, Piantata presso alle acque, era feconda, ricca di tralci per l'abbondanza delle acque. Aveva dei rami forti da servire da scettri e sovrani. Sergeva nella sua sublimità fra il folto dei tralci. Era appariscente per la sua elevatezza, per la moltitudine dei suoi sarmenti. Ma è stata divelta con furore, è stata gettata a terra. Il vento orientale ne ha seccato il frutto e i rami forti ne sono stati rotti e seccati, il fuoco li ha divorati. Ed ora è piantata nel deserto in un suolo arido e assetato. Un fuoco è uscito dal suo ramo fronzuto e ne ha divorato il frutto, sì che non v'è in essa più ramo forte né scettro per governare. Questa la lamentazione che è divenuta una lamentazione. Ezechiele Capitolo ventesimo, ora venne il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, che alcuni degli anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno e si misero a sedere davanti a me. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele di loro. Così parla il Signore l'Eterno. Siete venuti per consultarmi? «Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi», dice il Signore l'Eterno. «Giudicali tu, figliuolo dell'uomo, giudicali tu! Fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri e di loro, così parla il Signore l'Eterno. Il giorno che io scelsi Israele e alze la mano per fare un giuramento alla progenie della casa di Giacobbe, e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto», e alzai la mano per loro dicendo, Io sono l'Eterno, il vostro Dio, quel giorno alzai la mano giurando che li trarrei fuori dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese ove scorre il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, e dissi loro, Gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi, e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ma essi si ribellarono contro di me e non mi vollero dare ascolto. Nessun di essi gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo e non abbandonò gli idoli d'Egitto. Allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogare su loro la mia ira nel mezzo del paese d'Egitto. E non di meno... Io agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato negli occhi delle nazioni in mezzo alle quali essi si trovavano, in presenza delle quali io mi ero fatto loro conoscere allo scopo di trarli fuori dal paese d'Egitto. E li trassi fuori dal paese d'Egitto, e li condussi nel deserto, e diedi loro le mie leggi, e feci conoscere le mie prescrizioni per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà. E diedi pur loro i miei sabati perché servissero di segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico, ma la casa d'Israele si ribellò contro di me nel deserto. Non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono le mie prescrizioni per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà e profanarono gravemente i miei sabati, perciò io parlai di reversare su loro il mio furore nel deserto per consumarli. Non di meno, io agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato negli occhi delle nazioni in presenza delle quali io li avevo tratti fuori dall'Egitto. E alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li farei entrare nel paese che avevo loro dato, Paesi ove scorre il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, perché avevano rigettato le mie prescrizioni, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Ma l'occhio mio li risparmiò dalla distruzione e io non li sterminai del tutto nel deserto. E disse ai loro figliuoli nel deserto: Non camminate secondo i precetti dei vostri padri, non osservate le loro prescrizioni, e non vi contaminate mediante i loro idoli. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Camminate secondo le mie leggi, osservate le mie prescrizioni, e mettetele in pratica. Santificate i miei sabati, e siano essi un segno fra voi e me. Del quale si conosca che io sono l'Eterno il vostro Dio. Ma i figliuoli si ribellarono contro di me, non camminarono secondo le mie leggi e non osservarono le mie prescrizioni per metterle in pratica. Le leggi per le quali l'uomo che le mette in pratica vivrà. Profanarono i miei sabati, ond'io parlai di riversare su di loro il mio furore e di sfogare su di loro la mia ira nel deserto. Non di meno io ritirai la mia mano, ed agii per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni in presenza delle quali li avevo tratti fuori dall'Egitto. Ma alzai pure la mano nel deserto, giurando loro che li disperderei fra le nazioni, e li spargerei per tutti i paesi perché non mettevano in pratica le mie prescrizioni, rigettavano le mie leggi, profanavano i miei sabati e i loro occhi andavano dietro agli idoli dei loro padri. E detti loro perfino delle leggi non buone, delle prescrizioni per le quali non potevano vivere e li contaminai con i loro propri doni quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito per ridurli alla desolazione affinché conoscessero che io sono l'Eterno. Perciò, figlio il Duomo, parla la casa di Israele di loro, così parla il Signore l'Eterno. I vostri padri m'hanno ancora oltraggiato in questo, conducendosi perfidamente verso di me, quando li ebbi introdotti nel paese che avevo giurato di dar loro, portarono loro sguardi sopra ogni alto colle e sopra ogni albero fronzuto, e qui vi offrirono i loro sacrifici, Qui vi presentarono le loro offerte provocanti, qui vi misero i loro profumi d'odor soave, e qui vi sparsero le loro libazioni. Ed io dissi loro, che cos'è l'alto luogo dove andate? E non di meno si è continuato a chiamarlo l'alto luogo fino al dì d'oggi. Perciò di alla casa d'Israele, così parla il Signore l'Eterno. Quando vi contaminerete seguendo le vie dei vostri padri e vi prostituirete ai loro idoli esecrandi, e quando offrendo i vostri doni e facendo passare per il fuoco i vostri figlioli vi contaminate fino al di d'oggi con tutti i vostri idoli, mi lascerei io consultare da voi, o casa d'Israele? Israele? Come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi lascerò consultare da voi? Non avverrà affatto quello che si passa per la mente quando dite noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo il culto al legno e alla pietra. Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, con mani forte, con braccio disteso, con scatenamento di furore, io regnerò su voi. E vi trarrò fuori di fra i popoli, e vi raccoglierò dai paesi dove siete stati dispersi, con mano forte, con braccio disteso, e con scatenamento di furore, e vi condurrò nel deserto dei popoli, e qui vi verrò in giudizio con voi faccia a faccia, come venne in giudizio con i vostri padri nel paese d'Egitto. Così verrò in giudizio con voi, dice il Signore l'Eterno. E vi farò passare sotto la verga, e vi rimetterò nei vincoli del patto, e separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Io li trarrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese d'Israele, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Voi dunque, casa d'Israele, così parla il Signore l'Eterno. Andate, servite ognuno ai vostri idoli, giacché non mi volete ascoltare. Ma il mio santo nome non lo profanerete più coi vostri doni e coi vostri idoli, poiché sul mio nome santo è sull'alto monte d'Israele, dice il Signore l'Eterno. Là tutti quelli della casa d'Israele, tutti quanti saranno nel paese e mi serviranno. Là io mi compiacerò di loro, là io chiederò le vostre offerte, le premizie dei vostri doni in tutto quello che mi consacrerete. Io mi compiacerò di voi come di un profumo d'odor soave, quando vi avrò tratto fuori di tra i popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete state dispersi. E io sarò santificato in voi nel cospetto delle nazioni e voi conoscerete che io sono l'Eterno quando vi avrò condotti nella terra d'Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. E là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati, e sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesse, e conoscerete che io sono l'Eterno quando avrò agito con voi per l'amore del mio nome, e non secondo la vostra condotta malvagia, né secondo le vostre azioni corrotte, o casa d'Israele, dice il Signore, l'Eterno. Ezechiele, capitolo ventunesimo La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio al Duomo, volta la faccia dal lato di Mezzogiorno. Rivolgi la parola al mezzogiorno e profetizza contro la foresta della campagna meridionale, e di alla foresta del mezzodì. Ascoltate la parola dell'Eterno, così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io accendo in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco, la fiamma dell'incendio non si estinguerà, e tutto ciò che è sulla faccia del suolo ne sarà divampato» dal mezzogiorno al settentrione, ed ogni carne vedrà che io l'Eterno son quelli che ho acceso il fuoco che non si estinguerà. Ed io gli dissi Ahimè, Signore Eterno. Costoro dican di me egli non fa che parlare in parabole. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, figlio al Duomo, volta la faccia verso Gerusalemme e rivolgi la parola ai luoghi santi e profetizza contro il paese d'Israele e dia al paese d'Israele. Così parla l'Eterno, eccomi a te. Io trarrò la mia spada dal suo fodero e sterminerò in mezzo a te i giusti e i malvagi, appunto perché voglio sterminare in mezzo a te giusti e malvagi, la mia spada uscirà dal suo fodero per colpire ogni carne nel mezzogiorno e nel settentrione. E ogni carne conoscerà che io l'Eterno ho tratto la mia spada dal suo fodero e non vi sarà più rimessa. E tu, figliol Duomo Gemi? coi lombi rotti e con dolore amaro gemi dinanzi agli occhi loro e quando ti chiederanno perché gemi rispondi per la notizia che sta per giungere ogni cuore si struggerà, tutte le mani diverranno fiacche, tutti gli spiriti verranno meno, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Ecco, la cosa giunge ed avvererà, dice il Signore l'Eterno e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio il Duomo profetize di, così parla il Signore. Di, la spada, la spada è aguzzata ed anche forbita, è aguzzata per fare un mascello, forbita perché folgoreggi. Ci rallegrere noi dunque? Ripeto, lo scettro del mio figliuolo disprezza ogni legno. Il Signore l'ha data a forbire perché la si impugni la spada e aguzza, essa è forbita per metterla in mano di chi uccide. Grida e urla, figliol Duomo, poiché essa è per il mio popolo, è per tutti i principi d'Israele. Essi sono dati in balia della spada col mio popolo, perciò percuoti la coscia. Poiché la prova è stata fatta, e che dunque, se perfino lo scettro sprezzante non sarà più, dice il Signore l'Eterno, e tu, figlio d'uomo, profetizza e batti le mani, la spada raddoppi, triplichi i suoi colpi, la spada che fa strage, la spada che uccide anche chi è grande, la spada che li attornia. Io ho rivolto la punta della spada contro tutte le porte poiché il loro cuore si strugge e cresce in numero dei caduti. Sì, essa è fatta per folgoreggiare e aguzza per il macello. Spada, raccogliti, volgiti a destra, attenta. Volgiti a sinistra, dovunque diretto il tuo filo. E anch'io batterò le mani e sfolgherò nel mio furore io l'Eterno son quelli che ho parlato. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. E tu, figlio d'uomo, fatti due vie, per le quali la spada del Re di Babilonia partano ambedue dal medesimo paese, e traccia un indicatore tracciato al capo della strada di una città. Fa una strada per la quale la spada va di Arabba, città dei figliuoli di Amon, e un'altra perché vada in Giuda e a Gerusalemme, città fortificata. Poiché il re di Babilonia sta sul bivio, in capo alle due strade, per tirare presagi, scuote le frecce, consulta gli idoli, esamina il fegato. La sorte che è nella destra, designa Gerusalemme per collocarvi degli arieti, per aprire la bocca e ordinare il massacro, per alzare la voce in gridi di guerra, per collocare gli areti contro le porte, per elevare bastioni, per costruire delle torri. Ma essi non vedono in questo che una divinazione bugiarda, essi a cui sono stati fatti tanti giuramenti. Ma ora egli si ricorderà della loro iniquità, perché siano presi. Perciò così parla il Signore l'Eterno, poiché avete fatto ricordare la vostra iniquità mediante le vostre manifeste trasgressioni, sì che i vostri peccati si manifestano in tutte le vostre azioni, poiché ne riceverete il ricordo e sarete presi dalla Sua mano. E tu, o empio, dannato alla spada, o principe d'Israele, il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità, Così parla il Signore l'Eterno. La tirata sarà tolta, il diadema sarà levato, tutto sarà mutato, ciò che è in basso sarà innalzato e ciò che è in alto sarà abbassato. Rovina, rovina, rovina. Questo farò di lei. Anch'essa non sarà più finché non venga colui a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò. E tu, Figlio il Duomo, profetizza, e di: così parla il Signore l'Eterno riguardo ai figliuoli di Ammon e al loro proprio, e di: la spada, la spada è sguainata, è forbita per massacrare, per divorare, per folgoreggiare. Mentre sanno per te delle visioni vane, mentre sanno per te divinazioni bugiarde, essa ti farà cadere fra i cadaveri degli empi, il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità. Riponi la spada nel suo fodero, io ti giudicherò nel luogo stesso dove fosti creata nel paese della tua origine. E riverserò su di te la mia indignazione, soffierò contro di te nel fuoco della mia ira, e ti darò in mano duomini brutali, artefici di distruzione. Tu starai pascolo al fuoco, il tuo sangue sarà in mezzo al paese, tu non sarai più ricordata, perché io, l'Eterno, son quelli che ho parlato. Ezechiele capitolo ventiduesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Ora, figlio al Duomo, non giudicherai tu, non giudicherai tu questa città di sangue? Falle dunque conoscere tutte le sue abominazioni e di, così parla il Signore l'Eterno. O città che spandi il sangue in mezzo a te perché il tuo tempo giunga e che ti fai degli idoli per contaminarti, per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole e per gli idoli che hai fatto ti sei contaminata. Tu hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei tuoi anni, perciò io ti espongo al vituperio delle nazioni e allo scherno di tutti i paesi. Quelli che ti son vicini e quelli che sono lontani da te si faranno beffe di te e tu contaminata di fama e piena di disordine. Ecco. I principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, sono occupati in te a spandere il sangue. In te si sprezza Padre e madre, in mezzo a te si opprime lo straniero, in te si calpesta l'orfano e la vedova, tu disprezzi le mie cose sante, tu profani i miei sabati, in tece della gente che calunnia per spandere il sangue. In te si mangia sui monti, in mezzo a te si commettono scelleratezze. In te si scoprono le vergogne del padre, in te si violenta la donna durante la sua impurità. In te l'uno commette abominazione con la moglie del suo prossimo, l'altro contamina l'incesto, la sua nuora, l'altro violenta la sua sorella figliuola di suo padre. In te. Si ricevono regali per spandere del sangue, tu prendi interesse, dai a usura, trai guadagno dal prossimo con la violenza e dimentichi me, dice il Signore l'Eterno. Ma ecco io batto le mani a motivo del disonesto guadagno che fai e del sangue che da te è sparso che è in mezzo a te. Il tuo cuore reggerà egli. O le tue mani saranno esse forti il giorno che io agirò contro di te? Io l'Eterno sono quelli che ho parlato e lo farò. Io ti disperderò fra le nazioni, ti spagerò fra i paesi e torrò via da te tutta la tua immondezza. E tu sarai profanata da te stessa agli occhi delle nazioni e conoscerai che io sono l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio al Duomo, quelli della casa d'Israele, mi son divenuti tante scorie, tutti quanti non sono che rame, stagno, ferro, piombo, in mezzo al fornello, son tutte scorie d'argento. Perciò così parla il Signore l'Eterno, poiché siete tutti divenuti tante scorie, ecco io vi raduno in mezzo a Gerusalemme, come si raduna l'argento, il rame, il ferro, il piombo e lo stagno, in mezzo al fornello, e si soffia nel fuoco per fonderli, così nella mia ira e nel mio furore io vi radunerò, vi metterò là e vi fonderò. Vi radunerò, soffierò contro di voi nel fuoco del mio furore, e voi sarete fusi in mezzo a Gerusalemme. Come l'argento è fuso in mezzo al fornello, così voi sarete fusi in mezzo alla città. E voi saprete che io, l'Eterno, son quelli che riverso su di voi il mio furore. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figliolo d'uomo, di a Gerusalemme, tu sei una terra che non è stata purificata, che non è stata bagnata da pioggia in un giorno d'indignazione. V'è una cospirazione dei suoi profeti in mezzo a lei, come un leone ruggente che sbrana una preda, Costoro divorano le anime, piglian tesori e cose preziose, moltiplican le vedove in mezzo a lei. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro, chiudono gli occhi sui miei sabati e io son profanato in mezzo a loro. I suoi capi in mezzo a lei sono come lupi che sbranano la loro preda, spandono il sangue, perdono le anime per saziare la loro cupidigia, e i loro profeti intonacan tutto questo con malta che non regge. Hanno delle visioni vane, pronostican loro la menzogna e dicono, così parla il Signore, l'Eterno, mentre l'Eterno non ha parlato affatto». Il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta l'afflitto e il povero, opprime lo straniero contro ogni equità. Ed io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la scinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su loro la mia indignazione, io li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele capitolo ventitreesimo La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini Figlio d'uomo, c'erano due donne figliuole d'una medesima madre. Le quali si prostituirono in Egitto, si prostituirono nella loro giovinezza, là furono premute le loro mammelle e là fu compresso il loro vergine seno. I loro nomi sono quello della maggiore, Hohola, quello della sorella, Hoholobiba. Esse divennero mie e mi partorirono figliuoli e figliuole, e questi sono i loro vero nomi. Ohola è Samaria e Oriba è Gerusalemme e mentre era mia Ohola si prostituì e s'appassionò per i suoi amanti gli Assiri che erano suoi vicini vestiti di porpora governatori e magistrati tutti bei giovani cavalieri montati sui loro cavalli Ella si prostituì con loro che erano tutti il fiore dei figlioli d'Assiria e si contaminò con tutti quelli per i quali s'appassionava con tutti i loro idoli. Ed ella non abbandonò le prostituzioni che commetteva con gli egiziani quando questi giacevano con lei nella sua giovinezza, quando comprimevano il suo vergine seno e sfogavano su lei la loro lussuria. Perciò io l'abbandonai in balia dei suoi amanti, in balia dei figliuoli da Siria, per i quali s'era appassionata. Essi scoprirono la sua nudità, presero i suoi figliuoli e le sue figliuole, la uccisero con la spada ed ella diventò famosa fra le donne e su lei furono eseguiti dei giudizi e la sua sorella vide questo e non di meno si corruppe più di lei nei suoi amori e le sue prostituzioni sorpassarono le prostituzioni della sua sorella si impassionò per i figliuoli d'assiria che erano i suoi vicini governatori e magistrati vestiti pomposamente cavalieri montati sui loro cavalli tutti giovani e belli e io vidi che ella si contaminava ambedue seguivano la medesima via ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni. Vide degli uomini disegnati sui muri delle immagini di caldei dipinte in rosso, con le, delle cinture ai fianchi, con degli ampi turbanti in capo, dall'aspetto di capitani tutti quanti, ritratti dei figlioli di Babilonia, della Caldea, della loro terra natia. E come li vide s'appassionò per loro e mandò ad essi dei messaggeri in Caldea e i figliuoli di Babilonia vennero a lei al letto degli amori e la contaminarono con le loro fornicazioni ed ella si contaminò con essi poi l'anima sua s'alienò da loro ed ella mise a nudo le sue prostituzioni mise a nudo la sua vergogna e l'anima mia s'alienò da lei come l'anima mia s'era alienata dalla sua sorella Nondimeno, ella moltiplicò le sue prostituzioni ricordandosi dei giorni della sua giovinezza quando s'era prostituita nel paese d'Egitto, e s'appassionò per quei fornicatori delle membra d'asino, dall'ardore di stalloni. Così tu tornasti alle turpitudini della tua giovinezza quando gli egiziani ti premevano le mammelle a motivo del tuo vergine seno, Perciò, o oh Oliba, così parla il Signore l'Eterno, ecco, io susciterò contro di te i tuoi amanti dai quali l'anima tua si è alienata, e li farò venire contro di te da tutte le parti, i figlioli di Babilonia, e tutti i caldei principi ricchi e grandi, e tutti i figlioli da Siria, con loro, giovani e belli, tutti i governatori e magistrati, capitani e consiglieri, tutti montati sui loro cavalli. Essi vengono contro a te con armi, carri e ruote, e con una folla di popoli, con targhe, scudi ed elmi, e si schierano contro di te d'ogni intorno, e io rimetto in mano loro il giudizio ed essi ti giudicheranno secondo le loro leggi. Io darò corso alla mia gelosia contro di te ed essi ti trarranno con furore, ti taglieranno il naso e gli orecchi, e ciò che rimarrà di te cadrà per la spada. Prenderanno i tuoi figliuoli e le tue figliuole, e ciò che rimarrà di te sarà divorato dal fuoco. E ti spoglieranno delle tue vesti, e porteranno via gli oggetti che tu t'adorni. Ed io farò cessare la tua lussuria e la tua prostituzione cominciata nel paese d'Egitto, e tu non alzerai più gli occhi verso di loro, e non ti ricorderai più dell'Egitto. Poiché così parla il Signore, l'Eterno. Ecco, io ti do in mano di quelli che tu hai in odio, in mano di quelli dai quali l'anima tua si è alienata. Essi ti tratteranno con odio, porteranno via tutto il frumento dal tuo lavoro, e ti lasceranno nuda e scoperta, e così saranno messe allo scoperto la tua vergogna della tua impudicizia, la tua lussuria e le tue prostituzioni. Queste cose ti saranno fatte perché ti sei prostituita correndo dietro alle nazioni, perché ti sei contaminata coi loro idoli, tu hai camminato per la via della tua sorella e io ti metto in mano la sua coppa. Così parla il Signore Leterno. Tu berrai la coppa della tua sorella, coppa profonda ed ampia, e sarai esposta alle rise e alle beffe. La coppa è di gran capacità, tu sarai riempita di brezza e di dolore. È la coppa della desolazione e della devastazione. È la coppa della tua sorella Samaria. Ne tu la berrai, la vuoterai, ne morderai i pezzi, e ne squarcerai il seno, poiché son io quelli che ho parlato, dice il Signore l'Eterno. Perciò così parla il Signore l'Eterno, poiché tu m'hai dimenticato e mai buttato dietro le spalle, porta dunque anche tu la pena della tua scelleratezza e delle tue prostituzioni. E l'Eterno mi disse, figlio Duomo, non giudicherai tu o oh hola e o oh holiba? Dichiara dunque loro le loro abominazioni, poiché han commesso adulterio, han del sangue sulle loro mani, han commesso adulterio con loro idoli, e gli stessi figliuoli che m'avevano partorito, li han fatti passare per il fuoco perché servissero loro di pasto. E anche questo m'hanno fatto. In quel medesimo giorno han contaminato il mio santuario e han profanato i miei sabati. Dopo aver immolato i loro figlioli e i loro idoli, in quello stesso giorno sono venute nel mio santuario per profanarlo. Ecco quello che hanno fatto in mezzo alla mia casa. E oltre a questo hanno mandato a cercare uomini che vengano da lontano, ed essi hanno inviato dei messaggeri ed ecco che sono venuti. Per loro ti sei lavata, ti sei imbellettata gli occhi, ti sei parata ad ornamenti, ti sei assisa sopra un letto sontuoso davanti al quale era disposto una tavola e su quello hai messo il mio profumo e il mio olio. E là s'udiva il rumore d'una folla sollazzante, e oltre alla gente presa tra la folla degli uomini sono stati introdotti degli ubriachi venuti del deserto che hanno messo dei braccialetti ai polsi delle tue sorelle e dei magnifici diademi sul loro capo. E io ho detto di quella invecchiata negli adulteri, anche ora commettono prostituzioni con lei, proprio con lei e si viene da essa come si va da una prostituta, così si viene da Ohola e da Oliba da queste donne scelerate. Ma degli uomini giusti le giudicheranno come si giudican le adultere e come si giudican le donne che spandono il sangue, poiché sono adultere e hanno del sangue sulle mani. Perciò così parla il Signore l'Eterno, Sarà fatta salire contro di loro una moltitudine, ed esse saranno date in balia del terrore e del saccheggio, e quella moltitudine le rapiderà e le farà a pezzi con la spada, ucciderà i loro figliuoli e le loro figliuole darà alle fiamme le loro case. Ed io farò cessare la sceleratezza del paese, e tutte le donne saranno ammaestrate a non commettere più turpitudini come le vostre e la vostra scelleratezza vi sarà fatta ricadere addosso e voi porterete la pena della vostra idolatria e conoscerete che io sono il Signore l'Eterno. Ezechiele capitolo 24. La parola dell'Eterno mi fu rivolta il nono anno, il decimo mese, il decimo giorno del mese in questi termini. Figlio al duomo Scriviti la data di questo giorno, di quest'oggi. Oggi stesso il re di Babilonia investe Gerusalemme e proponi una parabola a questa casa ribelle di loro. Così parla il Signore l'Eterno. Metti, metti la pentola al fuoco e versaci dentro dell'acqua e raccogli dentro i pezzi di carne tutti i buoni pezzi coscia e spalla, riempi la dossa scelte. Prendi il meglio del gregge e ammonta sotto la pentola la legna per farla borlire, e falla bollire a gran bollore, affinché anche le ossa che ci sono dentro cuociano. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Guai alla città sanguinaria, pentola piena di verderame, il cui verderame non si stacca. Vuotala da pezzi uno ad uno senza tirare a sorte, Poiché il sangue che ha versato è in mezzo a lei. Essa lo ha posto sulla roccia nuda e l'ha sparso in terra per coprirlo di polvere, per eccitare il furore e per farne vendetta. Ho fatto mettere quel sangue sulla roccia nuda perché non fosse coperto. Perciò così parla il Signore l'Eterno, guai alla città sanguinaria. Anch'io voglio fare un gran fuoco. Ammonta la legna fa levare la fiamma, fa cuocer bene la carne, fa struggere il grasso e fa che le ossa si consumino. Poi metti la pentola vuota sui carboni perché si riscaldi e il suo rame diventi rovente affinché la sua impurità si strugga in mezzo ad essa e il suo verderame sia consumato. Ogni sforzo è inutile il suo abbondante verderame non si stacca e il suo verderame non se ne andrà che mediante il fuoco. Vede la sceleratezza nella tua impurità, poiché io l'ho voluto purificare e tu non sei divenuta pura. Non sarai più purificata dalle tue impurità finché io non abbia sfogato su di te il mio furore. Io, l'Eterno, son quelli che ho parlato e la cosa avverrà. Io la compirò. Non indietreggerò, non avrò pietà, non mi pentirò, tu sarai giudicata secondo la tua condotta, secondo le tue azioni, dice il Signore l'Eterno. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, ecco, con un colpo improvviso io tolgo la delizia dei tuoi occhi, e tu non far cordoglio, non piangere, non spander lacrime, sospira in silenzio, non portar lutto per i morti, Cingiti il capo col turbante e mettiti i calzari ai piedi e non ti coprire la barba e non mangiare il pane che la gente ti manda. La mattina parlai al popolo e la sera mi morì la moglie, e la mattina dopo feci come mi era stato comandato. E il popolo mi disse, non ci spiegherai tu che cosa significhi quello che fai? E io risposi loro, la parola dell'Eterno mi è stata rivolta in questi termini. Di alla casa di Israele così parla il Signore l'Eterno. Ecco io profanerò il mio santuario, l'orgoglio della vostra forza, la delizia degli occhi vostri, il desio dell'anima vostra e i vostri figliuoli e le vostre figliuole che avete lasciate a Gerusalemme cadranno per la spada. E voi farete come ho fatto io. Non vi coprirete la barba e non mangerete il pane che la gente vi manda. Avrete i vostri turbanti in capo e i vostri calzari in piedi e non farete cordoglio e non piangerete, ma vi consumerete di languore per le vostre iniquità e gemerete l'un con l'altro. Ezechiele sarà per voi un simbolo, tutto quello che fa lui lo farete voi e quando queste cose accadranno voi conoscerete che io sono il Signore l'Eterno. E tu, figlio al Duomo, il giorno che io torrò loro ciò che fa la loro forza, la gioia della loro gloria, il desio dei loro occhi, la brama dell'anima loro, i loro figliuoli e le loro figliuole, in quel giorno un fuggiasco verrà da te a recartene la notizia, e in quel giorno la tua bocca s'aprirà all'arrivo del fuggiasco e tu parlerai non sarai più muto e sarai per loro un simbolo ed essi conosceranno che io sono l'Eterno. Ezechiele capitolo venticinquesimo La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso i figliuoli Damon e profetizza contro di loro e di ai figliuoli Damon. Ascoltate la parola del Signore dell'Eterno, così parla il Signore l'Eterno, poiché Tu hai detto, ha ha, quando il mio santuario è stato profanato, quando il Suolo di Israele è stato desolato e quando la casa di Giuda è andata in cattività, ecco io ti do in possesso dei figlioli d'Oriente, ed essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro dimore e saranno essi che mangeranno i tuoi frutti. Essi che berranno il tuo latte. Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli e del paese dei figliuoli Damon un ovile per le pecore. E voi conoscerete che io sono l'Eterno, poiché così parla il Signore l'Eterno, poiché tu hai applaudito e battuto dei piedi e ti sei rallegrato con tutto lo sprezzo che nutrivi nell'anima per la terra di Israele. Ecco io stendo la mia mano contro di te ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino fra i miei popoli ti farò sparire dal novero dei paesi, ti distruggerò e tu conoscerai che io sono l'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno, poiché Moab e Seir dicono ecco la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni, ecco io aprirò il fianco di Moab dal lato della città, dal lato della città che stanno alle sue frontiere e sono lo splendore del paese. Bet ishimot, Baalmeon e Kiryat Tahim, e aprirò il fianco di Moab ai figliuoli dell'Oriente nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figliuoli di Amon, e darò a quei paesi il loro possesso affinché i figliuoli di Amon non siano più mentovati fra le nazioni, ed eserciterò i miei giudizi su Moab ed essi conosceranno che io sono l'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno. Poiché quelli d'Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevole vendicandosi d'essa, così parla il Signore l'Eterno, io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie, e ne farò un deserto fino a Teman, e fino a Dedan cadranno per la spada, e rimetterò la mia vendetta sopra Edom nelle mani del mio popolo d'Israele. Esso, tra Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore ed essi conosceranno la mia vendetta, dice il Signore l'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno. Poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati, eh, con lo sprezzo che nutrivano nell'anima, dandosi alla distruzione per odio antico, Così parla il Signore l'Eterno, ecco io stenderò la mia mano contro i Filistei, esterminerò i Cheretei e distruggerò il rimanente della costa del mare, ed eserciterò su loro grandi vendette e le riprenderò con furore, ed essi conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta. Ezechiele capitolo ventiseiesimo e avvenne l'anno un decimo, il primo giorno del mese, che la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figliolo d'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme, ha, ha, e infranta colei che era la porta dei popoli, la gente si volge verso di me, io mi riempirò di lei che è deserta, perciò così parla il Signore, l'Eterno. Eccomi contro di te, O oh Tiro. Io farò salire contro di te molti popoli, come fa il mare salire le proprie onde, ed essi distruggeranno le mura di tiro e abbatteranno le sue torri. Io spazzerò via di su di lei la sua polvere e farò di lei una roccia nuda. Ella sarà in mezzo al mare un luogo da stender le reti, poiché son io quelli che ho parlato, dice il Signore l'Eterno. Ella sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni le sue figliuole che sono nei campi saranno uccise dalla spada, e quei di Tiro sapranno che io sono l'Eterno, poiché così dice il Signore l'Eterno. Ecco io fo venire dal settentrione contro Tiro Nabacodonestà, re di Babilonia, il re dei re, con dei cavalli, con dei carri e con dei cavalieri, e una gran folla di gente. Egli ucciderà con la spada le tue figliuole che sono nei campi, e farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, leverà contro di te le targhe, e dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e i suoi picconi, e abbatterà le tue torri, e la moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, delle sue ruote e dei suoi carri farà tremare le tue mura, quando egli entrerà per le tue porte, come se entri in una città dove si è aperta una breccia. Con gli zoccoli dei suoi cavalli, egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada, e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra. Essi faranno loro bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura e distruggeranno le tue case deliziose, e getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si darà più, e ti ridurrò ad essere una roccia nuda. Tu sarai in luogo da stendervi le reti e tu non sarai più riedificata perché io l'eterno son quelli che ho parlato, dice il Signore l'eterno. Così parla il Signore l'eterno a tiro? Sì, al rumore della tua caduta, al gemito dei feriti a morte, al massacro che si farà in mezzo a te, tremeranno le isole. Tutti i principi del mare scenderanno dai loro troni e si torranno i loro manti e deporranno le loro veste recamate, e s'avvolgeranno nello spavento e si sederanno per terra e tremeranno ad ogni istante e saranno costernati per via di te. E prenderanno a fare su di te un lamento e ti diranno: Come mai sei distrutta tu che eri abitata da gente di mare, la città famosa che eri così potente in mare, tu che al pare dei tuoi abitanti incudevi terrore a tutti gli abitanti della terra? Ora le isole tremeranno il giorno della tua caduta le isole del mare saranno spaventate per la tua fine poiché così parla il Signore l'Eterno quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno allora ti trarrò giù con quelli che scendono nella fossa fra il popolo d'un tempo e ti farò dimorare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne con quelli che scendono nella fossa, perché tu non sia più abitata, mentre rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Io ti ridurrò in uno spavento e non sarai più. Ti si cercherà ma non ti si ritroverà mai più, dice il Signore. L'Eterno. Ezechiele capitolo 27. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. E tu, figlio Duomo, pronuncia una lamentazione su Tiro, e di a Tiro che sta agli approdi del mare che porta le mercanzie dei popoli e molte isole. Così parla il Signore Leterno, o oh, Tiro. Tu dici io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari. I tuoi edificatori t'hanno fatto di una bellezza perfetta e hanno costruito di cipresso e di senir tutte le tue pareti. Hanno preso dei cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi, hanno fatto i tuoi remi di quercia di Basham, hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastrato in la rice portato dalle isole di Kitim il lino fino d'Egitto lavorato a ricami t'ha servito per le tue vele e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlato dell'isola di Eliscia formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidon ed Darvaz sono i tuoi rematori. I tuoi savi o tiro, sono in mezzo a te, sono dessi i tuoi piloti. Tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi savi, a calafetare le tue falle, in te son tutte le navi del mare coi loro marinai, per far lo scambio delle tue mercanzie. Dei persiani, dei lidi, dei libii servono nel tuo esercito, son uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo, sono la tua magnificenza. I figliuoli d'Arvada e il tuo esercito guarniscono d'ogni intorno le tue mura, e degli uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono le loro targhe tutto intorno alle tue mura, essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis traffica Teco con la sua abbondanza d ogni sorta di ricchezze, fornisce i tuoi mercanti d'argento, di ferro, di stagno e di piombo. Yavan, Tuba, Meshek, anche essi trafficano Teco, danno anime umane e utensili di rame in scambio delle tue mercanzie. Quelli della casa ti... Di Garma, pagano le tue mercanzie con cavalli da tiro, con cavalli da corsa, con muli. I figliuoli di Dedan trafficano teco, il commercio di molte isole passa per le tue mani, ti pagano con denti d'avorio, con ebano. La Siria commercia con te per la moltitudine dei tuoi prodotti, fornisce i tuoi scambi di carbonchi, di porpore, di stoffe ricamate, di bisso, di corallo, di rubini. Giuda e il paese di Israele, anch'essi trafficano teco, ti danno in pagamento grano di Minit, pasticcerie, miele, olio e balsamo. Damasco commercia teco, scambiando i tuoi numerosi prodotti con abbondanza d'ogni sorta di beni, con vino di Elbon e con lana candida. Veda, Ijuvan e Udusal provvedono i tuoi mercanti ferro lavorato, cassia, canna aromatica, sono fra i prodotti di scambio. Dedan traffica teco in coperte da cavalcatura. L'Arabia e tutti i principi di Kedar fanno commercio teco, trafficando in agnelli, in montoni, in capri. I mercanti di Sheba e di Rama, anch'essi trafficano teco, provvedendo i tuoi mercati di tutti i migliori aromi, d'ogni sorta di pietre preziose e d'oro. Haram, Cannè e Eden, e i mercanti di Sheba e da Assiria e di Chilma, trafficano teco, trafficano teco in ogni sorta di oggetti di lusso, in mantelli di porpora, di ricami, in casse di stoffe preziose, legate con corde e fatte di cedro. Le navi di Tarsi sono la tua flotta per il tuo commercio, così ti sei riempita e ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori t'hanno menata nelle grandi acque, il vento d'Oriente si infrange nel cuore dei mari, le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi calafati, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina. Alle gride dei tuoi piloti i lidi tremeranno e tutti quelli che maneggiano il remo, i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si tireranno sulla terra ferma e faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno della polvere sul capo e si rotoleranno nella cenere. A causa di te si rederanno il capo e si cingeranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza d'animo con cordoglio amaro e nella loro angoscia pronunzieranno su di te una lamentazione e si lamenteranno così riguardo a te. Chi fu mai come tiro, come questa città ora muta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano nei mari, tu saziavi gran numero di popoli con l'abbondanza delle ricchezze del tuo traffico a richivire e la terra. Quando sei stata infranta dai mari, nelle profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te. I loro re son presi da orribile paura il loro aspetto è sconvolto. I mercanti tra i popoli fischiano su di te, sei diventato uno spavento, e non esisterai mai più. Ezechiele Capitolo ventotesimo. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: Figlio il d'Uomo, di al principe di Tiro Così parla il Signore l'Eterno. Il tuo cuore si è fatto altero e tu dici io sono un Dio. Io sto assiso sopra un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio, quantunque tu ti faccia un cuore simile al cuore di un Dio. Ecco, tu sei più savio di Daniele, nessun mistero è oscuro per te. Con la tua saviezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezza, hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori, con la tua gran saviezza e col tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze, e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore s'è fatto altero. Perciò così parla il Signore l'Eterno, poiché tu ti sei fatto un cuore come un cuore di Dio, Ecco, io fo' venire contro di te degli stranieri, i più violenti di fra le nazioni, ed essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saviezza, e contamineranno la tua bellezza. Ti trarranno giù nella fossa, e tu morrai della morte di quelli che son trafitti nel cuore dei mari. Continuerai tu a dire, io sono un Dio in presenza di colui che ti ucciderà? Sarai un uomo e non un Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morrai della morte degli incirconcisi per mandi stranieri, poiché io ho parlato, dice il Signore Leterno. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: Figlio il d'uomo pronuncia una lamentazione sul re di Tiro e digli. Così parla il Signore L'Eterno. Tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden il giardino di Dio, eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazzi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburo e flauti erano al tuo servizio. Preparati. Il giorno che fosti creato eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu stavi sul Monte Santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato perché io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire o oh cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore e io ti getto a terra e ti do in spettacolo ai re con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, e io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio il d'Uomo, volgi la faccia verso Sidon e profetizza contro di lei e di Così parla il Signore L'Eterno: eccomi contro di te, o oh Sidon. E io mi glorificherò in mezzo di te, e si conoscerà che io sono l'Eterno quando avrò eseguito i miei giudizi contro di Lei e mi sarò santificato in Lei. Io manderò contro di lei la peste, ci sarà del sangue nelle sue strade e in mezzo ad essa cadranno gli uccisi dalla spada che piomberà su di lei da tutte le parti e si conoscerà che io sono l'Eterno. E non ci sarà più per la casa di Israele né spina maligna né rovo irritante fra tutti i suoi vicini che la disprezzano? E si conoscerà che io sono il Signore l'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno. Quando avrò raccolto la casa d'Israele di mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro nel cospetto delle nazioni ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, edificheranno case, pianteranno vigne, abiteranno al sicuro, quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano, e conosceranno che io sono l'Eterno, il loro Dio. Ezechiele capitolo ventinovesimo. L'anno decimo, il decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figliuolo d'uomo, voci la tua faccia contro Faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e contro l'Egitto tutto quanto. E parla e di, così parla il Signore l'Eterno. Eccomi contro di te, Faraone, re d'Egitto, gran coccodrillo, che giaci in mezzo ai tuoi fiumi e dici, il mio fiume è mio, e sono io che me lo son fatto». Io metterò dei ganci nelle tue mascelle, farò sì che i pesci dei tuoi fiumi s'attaccheranno alle tue scaglie, e ti trarrò fuori di mezzo ai tuoi fiumi, con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle tue scaglie. E ti getterò nel deserto, te e tutti i pesci dei tuoi fiumi, e tu cadrai sulla faccia dei campi, e non sarai né adunato né raccolto, e io ti darò in pasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo. E tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono l'Eterno poiché essi sono stati per la causa di Israele un sostegno di canna. Quando t'hanno preso in mano, tu ti sei rotto e hai forato loro tutta la spalla, e quando si sono appoggiati su di te, tu ti sei spezzato e li hai fatti stare tutti ritti sui loro fianchi. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io farò venire sopra di te la spada e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie. Il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione, in un deserto, e si conoscerà che io sono l'Eterno, perché Faraone ha detto, il fiume è mio, e son io che l'ho fatto. Perciò, eccomi contro di te e contro il tuo fiume, e ridurò il paese d'Egitto in un deserto, in una desolazione, da Migdol a Siyen, fino alle frontiere dell'Etiopia. Non vi passerà più d'uomo, e non vi passerà più di bestia, né sarà più abitato per quarant'anni. E ridurò il paese d'Egitto in una desolazione, in mezzo a contrade desolate, e le sue città saranno una desolazione per quarant'anni, in mezzo a città devastate, e disperderò gli egiziani fra le nazioni, e li spargerò per tutti i paesi poiché così parla il Signore l'Eterno. Alla fine dei quarant'anni io raccoglierò gli egiziani di fra i popoli dove saranno stati dispersi e farò tornare gli egiziani dalla loro cattività e li ricondurrò nel paese di Patros, nel loro paese natio, e qui vi saranno un umile regno. E l'Egitto sarà il più umile dei regni e non si eleverà più sopra le nazioni, e io ridurrò il loro numero perché non dominano più sulle nazioni. E la casa d'Israele non riporrà più la sua fiducia in quelli che le ricorderanno l'iniquità da lei commessa quando si volgeva verso di loro, e si conoscerà che io sono il Signore l'Eterno. E il ventisettesimo anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: Figlio duomo, Nabucodestà re di Babilonia ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro. Ogni testa ne è divenuta calva, ogni spalla scorticata, Né egli e né il suo esercito hanno ricavato da tiro alcun salario del servizio che gli ha fatto contro di essa. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io do a Nabucodenestar, re di Babilonia, il paese d'Egitto, ed egli ne porterà via le ricchezze, e lo spoglierà d'ogni sua spoglia, e vi prenderà ciò che v'è da prendere. E questo sarà il salario del suo esercito, come retribuzione del servizio che gli ha fatto controtiro, io gli do il paese d'Egitto, poiché ha lavorato per me, dice il Signore l'Eterno. In quel giorno io farò rispuntare la potenza della casa d'Israele, e darò a te di parlare liberamente in mezzo a loro, ed essi conosceranno che io sono l'Eterno. Ezechiele capitolo trentesimo la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, figlio duomo, profetizza e di. Così parla il Signore l'Eterno, urlate, ai che giorno! Poiché il giorno è vicino, è vicino il giorno dell'Eterno, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. La spada verrà sull'Egitto e vi sarà terrore in Etiopia quando in Egitto cadranno i feriti a morte, quando si porteran via le sue ricchezze e le sue fondamenta saranno rovesciate, l'Etiopia, la Libia, la Lidia, Put, Lud, gli stranieri d'ogni sorta, Cub e i suoi figli del paese dell'alleanza cadranno con loro per la spada. Così parla l'Eterno. Quelli che sostengono l'Egitto cadranno e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto da Migdol a Sienne, essi cadranno per la spada, dice il Signore l'Eterno, e saranno desolati in mezzo a terre desolate, e le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate, e conosceranno che io sono l'Eterno quando metterò il fuoco all'Egitto, e tutti i suoi ausiliari saranno fiaccati. In quel giorno partiranno dei messi dalla mia presenza su delle navi per spaventare l'Etiopia nella sua sicurtà e regnerà fra loro il terrore come nel giorno dell'Egitto, poiché ecco la cosa sta per avvenire. Così parla il Signore l'Eterno, io farò sparire la moltitudine dell'Egitto per mandine Bucadenestar, re di Babilonia. Egli e il suo popolo con lui, i più violenti fra le nazioni saranno condotti a distruggere il paese, sguaineranno le spade contro l'Egitto e riempiranno il paese d'uccisi. E io muterò i fiumi e i luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia e per mandi stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. Io l'Eterno son quelli che ho parlato. Così parla il Signore l'Eterno. Io sterminerò da nof gli idoli, e ne farò sparire i falsi Dei. Non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto e metterò lo spavento nel paese d'Egitto. Desolerò Patros, darò alle fiamme Zoan, eserciterò i miei giudizi su no, riverserò il mio furore sopra sin, la fortezza dell'Egitto, e sterminerò la moltitudine di No. Appiccherò il fuoco all'Egitto, sin si torcerà dal dolore, No sarà squarciata, No sarà presa da nemici in pieno giorno. I giovani di Ave e di Pibeseth cadranno per la spada, e queste città andranno in cattività, e Tapanes il giorno s'oscurerà, quando io spezzerò quivi i giochi imposti dall'Egitto e l'orgoglio della sua forza avrà fine. Quanto a lei, una nuvola la coprirà e le sue figliuole andranno in cattività. Così eserciterò i miei giudizi sull'Egitto e si conoscerà che io sono l'Eterno. L'anno undicesimo, il primo mese e il settimo giorno del mese la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio al Duomo, io ho spezzato il braccio di Faraone, re d'Egitto, ed ecco il suo braccio non è stato fasciato applicandovi rimedi e mettendovi delle bende per fasciarlo e fortificarlo, in guise da poter maneggiare una spada. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Eccomi contro Faraone, re d'Egitto, per spezzargli le braccia tanto quello che è ancora forte quanto quello che è spezzato, e gli farò cadere di mano la spada». E disperderò gli egiziani fra le nazioni e li spargerò per tutti i paesi, e fortificherò le braccia del re di Babilonia e gli metterò in mano la mia spada, e spezzerò le braccia di Faraone ed egli gemerà davanti a lui come gemme un uomo ferito a morte. Fortificherò le braccia del re di Babilonia e le braccia di Faraone cadranno. E si conoscerà che io sono l'Eterno quando metterò la mia spada in mano del re di Babilonia, ed egli la volgerà contro il paese d'Egitto, e io disperderò gli egiziani fra le nazioni, e li spargerò per tutto il paese, e si conoscerà che io sono l'Eterno. Ezechiele capitolo trentunesimo. L'anno undicesimo, il terzo mese, il primo giorno del paese, e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio il Duomo, di a Faraone re d'Egitto e alla sua moltitudine, a chi somigli tu nella tua grandezza? Ecco, l'assiro era un cedro del Libano, dai bei rami, dall'ombra folta, dal tronco slanciato, dalla vetta sporgente fra il folto dei rami. Le acque lo nutrivano. L'abisso lo faceva crescere andando con i suoi fiumi intorno al luogo dove era piantato mentre mandava i suoi canali a tutti gli alberi dei campi. Perciò la sua altezza era superiore a quella di tutti gli alberi della campagna e i suoi rami erano moltiplicati. I suoi ramoscelli si erano allungati per l'abbondanza delle acque che lo facevano sviluppare. Tutti gli uccelli del cielo s'annidiavano fra i suoi rami, tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, e tutte le grandi nazioni dimoravano alla sua ombra. Era bello per la sua grandezza, per la sua lunghezza dei suoi rami, poiché la sua radice era presso acque abbondanti. I cedri non lo sorpassavano nel giardino di Dio, i cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli. E i platani non erano neppure come i suoi rami. Nessun albero nel giardino di Dio lo pareggiava in bellezza. Io l'avevo reso bello per l'abbondanza dei suoi rami e tutti gli alberi d'Eden che sono nel giardino di Dio li portavano invidia. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Perché era salito a tanta altezza e sporgeva la sua vetta fra il folto dei rami? E perché il suo cuore s'era insuperbito dalla sua altezza, io lo diedi in mano del più forte fra le nazioni perché lo trattasse a suo piacimento, per la sua impietà io lo scacciai. Degli stranieri più violenti fra le nazioni l'hanno tagliato e l'hanno lasciato in abbandono, sui monti, in tutte le valli sono caduti i suoi rami, i suoi ramoscelli sono stati spezzati in tutti i borroni del Paese, e tutti i popoli della terra si sono ritirati dalla sua ombra e l'hanno abbandonato. Sul suo tronco caduto si posano tutti gli uccelli del cielo e sopra i suoi rami stanno tutte le bestie dei campi. Così è avvenuto affinché gli alberi, tutti Piantati presso alle acque non sian fieri della propria altezza, non sporgan più la vetta fra il folto dei rami, e tutti gli alberi potenti che si dissetano alle acque non persistano nella loro fierezza, poiché tutti quanti sono dati alla morte nelle profondità della terra assieme ai figliuoli degli uomini, a quelli che scendono nella fossa. Così parla il Signore l'Eterno. Il giorno che discese nel soggiorno dei morti io feci fare cordoglio a motivo di lui, velai l'abisso e ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate a motivo di lui. Io abbrunai il Libano e tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui. Al rumore della sua caduta feci tremare le nazioni quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa e nella profondità della terra, si consolarono tutti gli abitanti di Eden, i più scelti e i più belli del Libano, tutti quelli che si dissitavano alle acque. Anche sì, discesero con lui nel soggiorno dei morti verso quelli che la spada ha ucciso, verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla sua ombra in mezzo alle nazioni. A chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza fra gli alberi d'Eden? Così tu sarai precipitato con gli alberi d'Eden nelle profondità della terra, tu giacerai in mezzo agli incirconcisi fra quelli che la spada ha uccisi. Tal sarà di Faraone con tutta la sua moltitudine, dice il Signore, l'Eterno. Ezechiele capitolo trentaduesimo L'anno dodicesimo, il dodicesimo mese e il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio il Duomo, pronunzia una lamentazione su Faraone re d'Egitto e digli. Tu eri simile a un leoncello fra le nazioni. Eri come un coccodrillo nei mari ti slanciavi nei tuoi fiumi e coi tuoi piedi agitavi le acque e ne intorbidivi i canali. Così parla il Signore l'Eterno. Io stenderò su di te la mia rete mediante gran moltitudine di popoli quali ti trarranno fuori con la mia rete. E t'abbandonerò sulla terra e ti getterò sulla faccia dei campi, e farò che su di te verranno a posarsi tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te le bestie di tutta la terra. E metterò la tua carne su per i monti e riempirò le valli dei tuoi avanzi e annaffierò del tuo sangue fin sui monti il paese dove tu nuoti e i canali saranno ripieni di te. Quando ti estinguerò, velerò i cieli e ne oscurerò le stelle, coprirò il sole di nuvole e la luna non darà la sua luce. Per via di te oscurerò tutti i luminari che splendono in cielo e stenderò le tenebre sul tuo paese, dice il Signore l'Eterno. Affliggerò il cuore di molti popoli quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni in paese che tu non conosci. E farò sì che di te resteranno attoniti molti popoli e i loro re saranno presi da spavento per causa tua, quando io brandirò la mia spada dinanzi a loro e ognun dei tremerà ad ogni istante per la sua vita nel giorno della tua caduta poiché così parla il Signore l'Eterno la spada del re di Babilonia ti piomberà addosso io farò cadere la moltitudine del tuo popolo per la spada ad uomini potenti tutti quanti i più violenti fra le nazioni ed essi distruggeranno il fasto dell'Egitto e tutta la sua moltitudine sarà annientata» Io farò perire tutto il suo bestiame di sulle rive delle grandi acque, nessun piede d'uomo le intorbiderà più, non le intorbiderà più unghia di bestia. Allora lascerò posare le loro acque, e farò scorrere i loro fiumi come olio, dice il Signore l'Eterno, quando avrò ridotto il paese d'Egitto in una desolazione, in un paese spogliato di ciò che conteneva, e quando ne avrò colpito tutti gli abitanti e si conoscerà che io sono l'Eterno, ecco la lamentazione che sarà pronunziata, la pronunzieranno le figliuole delle nazioni, pronunzieranno questa lamentazione sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine, dice il Signore l'Eterno. E il dodicesimo anno, il quindicesimo giorno del mese, la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio Duomo, intuono un lamento sulla moltitudine dell'Egitto, e falle scendere, lei e le figliuole delle nazioni illustri, nelle profondità della terra con quelli che scendano nella fossa. Chi mai sorpassi tu in bellezza? Scendi, e sarai posto a giacere con gli incirconcisi. Essi cadranno in mezzo agli uccisi per la spada. La spada veddata... Trascinate l'Egitto con tutte le sue moltitudini, i più forti fra i prodi e quelli che gli davano soccorso gli rivolgeranno la parola di mezzo al soggiorno dei morti. Sono scesi gli incirconcisi, giacciono uccisi dalla spada, là è l'Assiro con tutta la sua moltitudine, attorno a lui stanno i suoi sepolcri, tutti sono uccisi caduti per la spada. I suoi sepolcri sono posti nelle profondità della fossa, e la sua moltitudine sta attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, essi che spaventavano il terrore sulla terra dei viventi. Là è Elam con tutta la sua moltitudine intorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, incirconcisi, scesi nelle profondità della terra. Essi che spandevano il terrore sulla terra dei viventi, e han portato il loro proprio con quelli che scendono nella fossa, han fatto un letto per lui e per la sua moltitudine in mezzo a quelli che sono stati uccisi. Attorno a lui stanno i suoi sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, sono morti per la spada, perché spandevano il terrore sulla terra dei viventi e hanno portato il loro proprio con quelli che scendono nella fossa, e sono stati messi fra gli uccisi. Là è messa Tubal, e tutta la loro moltitudine. Attorno a loro stanno i loro sepolcri, e tutti costoro sono incirconcisi, uccisi dalla spada, perché spandevano il terrore sulla terra dei viventi. Non giacciano coi prodi che sono caduti fra gli incirconcisi, che sono scesi nel soggiorno dei morti con le loro armi da guerra e sotto il capo dei quali sono state poste le loro spade. Ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa, perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi. Tu pure sarai fiaccato in mezzo agli incirconcisi e giacerai con gli uccisi della spada. Là è Edom coi suoi re e con tutti i suoi principi, i quali, nonostante tutto il loro valore, sono stati messi con gli uccisi di spada, con essi giacciono con gli incirconcisi e con quelli che scendono nella fossa. Là son tutti i principi del settentrione e tutti i Sidoni che sono discesi in mezzo agli uccisi coperti d'onta nonostante il terrore che incuteva la loro bravura giacciano incirconcisi con gli uccisi di spada e portano il loro proprio con quelli che scendono nella fossa. Faraone li vedrà e si consolerà d'aver perduto tutta la sua moltitudine. Faraone e tutto il suo esercito saranno uccisi per la spada, dice il Signore l'Eterno poiché io spanderò il mio terrore sulla terra dei viventi, e Faraone con tutta la sua moltitudine sarà posto a giacere in mezzo agli incirconcisi con quelli che sono stati uccisi dalla spada, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele capitolo trenta treesimo. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figliuoli del tuo popolo e di loro, quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà nel proprio seno un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli vedendo venire la spada contro il paese suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno pur udendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella nel veder venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del sangue alla sentinella. Ora, o figliol d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia, quando avrò detto all'Empio Empio, per certo tu morrai. E tu non avrai parlato per avvertir l'empio che si ritragga dalla sua via, quell'empio morrà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si ritragga dalla sua via e quelli non se ne ritrae, esso morrà per la sua iniquità, ma tu avrai scampato l'anima tua. E tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele, voi dite così. Le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su noi e a motivo d'essi noi languiamo, come potremo noi vivere? Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio nella morte dell'Empio, ma che l'Empio si converta dalla sua via e viva, convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, e perché morireste voi, o casa di Israele, e tu, figliol d'uomo, di ai figlioli del tuo popolo la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione, e l'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà ritratto dalla sua impietà, nello stesso modo che il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando io avrò detto al Giusto che per certo Egli vivrà. Se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commessa. E quando avrò detto all'Empio per certo tu morrai, se egli si ritrae dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rapito, se cammina secondo i precetti che danno la vita senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà e non morrà. Tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui, Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, e per certo vivrà. Ma i figlioli del tuo popolo dicono la via del Signore non è ben regolata, ma la via loro quella che non è ben regolata. Quando il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo. E quando l'empio si ritrae dalla sua impietà e si conduce secondo il diritto e la giustizia a motivo di questo vive. Voi dite la via del Signore non è ben regolata. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa d'Israele. Il dodicesimo anno della nostra cattività, il decimo mese e il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne a me e mi disse la città è presa. La sera avanti la venuta del Fuggiasco, la mano dell'Eterno era stata sopra di me e mi aveva aperto la bocca prima che quegli venisse a me la mattina. La bocca mi fu aperta e io non fui più muto. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio del Duomo, gli abitanti di queste rovine del paese di Israele dicono: Abramo era solo eppure ebbe il possesso del paese, e noi siamo molti. Il possesso del paese è dato a noi. Perciò di loro, così parla il Signore l'Eterno: voi mangiate la carne col sangue, alzate gli occhi verso i vostri idoli, spargete il sangue e possedereste il paese? Voi v'appoggiate sulla vostra spada, commettete abominazioni, ciascun di voi contamina la moglie del prossimo e possedereste il paese? Dillo così: così parla il Signore l'Eterno, come vero che io vivo, quelli che stanno fra quelle rovine cadranno per la spada, e quelli che sono per i campi li darò in pasto alle bestie, e quelli che sono nelle fortezze e nelle caserme morranno di peste. E io ridurrò il paese in una desolazione, in un deserto, l'orgoglio della sua forza verrà meno, e i monti di Israele saranno così desolati che nessuno vi passerà più. Ed essi conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò ridotto il paese in una desolazione, in un deserto per tutte le abominazioni che hanno commesse. E quanto a te, figliol Duomo, i figlioli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case, e parlano l'uno con l'altro e ognuno col suo fratello e dicono, Venite dunque ad ascoltare qual è la parola che procede dall'Eterno. E vengono da te come fa la folla, e il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ed ecco tu sei per loro come una canzone d'amore, ed uno che abbia una bella voce e sappia suonar bene, e si ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà? Ed ecco che sta per avvenire, essi conosceranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Ezechiele, capitolo trentaquattresimo E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio Duomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di' a quei pastori, così parla il Signore l'Eterno. Guai ai pastori d'Israele che non han fatto se non che pascer se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debban pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Ed esse per mancanza di pastore si sono disperse, sono diventato pasto a tutte le fiere dei campi e si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la faccia del paese e non ve ne domandi alcuno che le cerchi. Perciò, o oh pastori, ascoltate la parola dell'Eterno. Come vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, essendo senza pastore, servono di pasto a tutte le fiere dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascon se stessi e non pascon le mie pecore. Perciò ascoltate, o oh pastori, la parola dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno. Eccomi contro i pastori. Io ridomanderò le mie pecore alle loro mani e li farò cessare dal pascer le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro da pasto. Poiché così dice il Signore l'Eterno, eccomi. Io stesso domanderò delle mie pecore e ne andrò in cerca come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ritrarrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. E le trarrò di fra i popoli e le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo, e le pascerò sui monti d'Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Io le pascerò in buoni pascoli, e i loro vili saranno sugli alti monti d'Israele, esse riposeranno quivi in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti d'Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, e io stesso le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarita, fascerò la ferita, forticherò la malata, ma distruggerò la grasa e la forte. Io le pascerò con giustizia. E quant'è a voi, o pecore mie, così dice il Signore l'Eterno, ecco, io giudicherò fra pecora e pecore, fra montoni e capri. Vi pare egli troppo poco il pascolare in questo buon pascolo che abbiate a pestare coi piedi ciò che rimane del vostro pascolo? Il bere le acque più chiare che abbiate e intorbidire coi piedi quelle che ne resta? E le mie pecore hanno per pascolo quello che i vostri piedi han calpestato e devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito? Perciò così dice il loro Signore l'Eterno. Eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra, siccome voi avete spinto col fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le aveste disperse e cacciate fuori, io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina e giudicherò fra pecora e pecora, e susciterò sopra esse un solo pastore che le pascolerà. Il mio servo Davide, egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore, e io l'Eterno sarà il loro Dio, e il mio servo Davide sarà il principe in mezzo a loro. Io, l'Eterno, son quelli che ho parlato, e fermerò con esse un patto di pace. Farò sparire le male bestie dal paese, e le mie pecore dimorranno al sicuro nel deserto e dormiranno nelle foreste, e farò che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo, e saranno piogge di benedizione. L'albero dei campi darà il suo frutto, e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo, e conosceranno che io sono l'Eterno quando spezzerò le sbarre del loro gioco, e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave». E non saranno più preda alle nazioni le fiere dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro senza che nessuno più le spaventi. E farò sorgere per loro una vegetazione che le farà salire in fama, e non saranno più consumate dalla fame nel paese, e non porteranno più lo delle nazioni e conosceranno che io l'Eterno, Dio loro, sono con esse, e che esse, la casa d'Israele, di sono il mio popolo, dice il Signore l'Eterno, e voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siate uomini, e io sono il vostro Dio, dice l'Eterno.